So this is Christmas, and what have you done? Buongiorno, ben ritrovate alla Recchettina e buona festa della Immacolata. Oggi voglio partire facendo gli auguri alla ministra Lamorgese. Ieri, durante il Consiglio dei Ministri, è scoperta che era positiva al Covid. Per il momento sta bene, non ha sintomi. Io spero davvero che vada tutto per il meglio. Lo spero naturalmente per lei, ma lo spero anche per tutti noi, perché è un periodo davvero complicato. Il ministro dell'Interno deve stare saldamente al suo posto in queste settimane così difficili per gli italiani. Chi però non sta per niente bene, anzi ha parecchi sintomi, è proprio il governo. La positività della Lamorgese è venuta fuori durante una seduta drammatica del Consiglio dei Ministri, in pieno scontro sul MES, ma anche sul Recovery Fund, sulla struttura che vuole Conte per gestirlo. Insomma, diciamo che la verità, in questo momento nel mirino c'è proprio lui, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Domani in Parlamento si vota, noi oggi seguiremo questa giornata difficile e lo faremo anche domani, si conteranno i voti. Secondo molti osservatori alla fine il governo ce la farà, perché la crisi oggi fa ancora più paura dei pieni poteri a Conte, ma ancora una volta si mette la polvere sotto il tappeto, la polvere prima o poi viene sempre fuori. E poi parliamo di lui, ricordiamo quest'uomo, è John Lennon, 40 anni fa veniva ucciso davanti a Central Park a New York e questa è una delle sue canzoni più famose, forse non la più bella, ma credo che sia davvero molto adatta al periodo che stiamo vivendo. Happy Christmas, buon Natale. E poi diceva anche questa bella canzone, War is over, la guerra è finita. Ecco, insomma, che vi devo dire, per l'italiana la guerra non mi sembra proprio finita, anzi mi sembra appena cominciata. Sigla. Ho deciso di ricandidarmi alla carica di sindaco di Milano. I danni sono tanti, perché poi la domanda che tutti mi fanno, i danni, più di qualche centinaio di milioni di euro. Rivendichiamo di non aver dovuto attendere la burocrazia ministeriale per entrare in zona rossa. A settembre si conta di essere riusciti a vaccinare sostanzialmente la gran parte del campione nazionale. Purtroppo in Italia il buon senso spesso latita. Impossibile ridurre a una definizione questa coppia che raggiunge oltre 33 milioni di follower. Centrodestra unito si oppone a questa barbarie. Il PCM di Natale? Se devono fare dei cambiamenti? Non vorrei un Natale per soli ricchi. Eccoci qua, questa era la scala, la prima della scala completamente vuota, un unicum. Ci sono molte cose che dobbiamo raccontarvi questa mattina, perché festa o non festa, pioggia o non pioggia, abbiamo mandato il nostro Luca Gentile davanti a Palazzo Chigi, perché oggi pomeriggio sarà un Consiglio dei Ministri molto importante e anche molto molto difficile. Luca, che notizie mi porti? Sì, Mirta, festa non festa, la politica va avanti, quindi anche noi, insomma. Ti dico che oggi è una giornata, forse anche peggiore di quella di ieri e probabilmente domani sarà anche peggio, perché ovviamente la questione sul tavolo rimane sempre quella. Il primo non parlavi di meteorologia, mi pare di capire. Ieri... Non parlavo di... No, è strettamente legata oggi, insomma, in sintonia con il clima che si respira nei palazzi. Oggi qui è tutto fermo, domani però alle 9 di mattina ci sarà la relazione del Presidente del Consiglio, prima alla Camera, poi nel pomeriggio al Senato, e ci sarà il voto sulla riforma strutturale del MES. E lì, anche lì, Italia Viva, che è la grande protagonista di questo dramma politico, ha posato una piccola mina sul sentiero del Governo, che non ha depositato la firma sulla risoluzione di maggioranza, dice sostanzialmente di voler sentire prima Conte quello che ha da dire su questa riforma. Questa è una piccola sorpresa, ma dà la misura di quello che sta succedendo. Ieri, dopo che la ministra Lamorgese è risultata positiva al Covid, ovviamente ci si è fermati, si è fatti una pausa, i ministri hanno fatto i tamponi, attendono i risultati e nel pomeriggio, come dicevi, ci sarà il nuovo CDM. Ma ieri, dopo l'intervento di Conte, la ministra Bellanova, che è la capodelegazione di Italia Viva e che guida questa battaglia sulla cabina di regia del Recovery Fund, ha fatto un intervento molto duro, ha detto: noi siamo pronti a
non votare, a far cadere il governo, a mettere in difficoltà il governo sulla legge di bilancio, laddove fosse inserito un emendamento con questa struttura che vuole fortemente Conte. Allora, devo dare una notizia, scusa Luca, la ministra Bellanova ci sta per raggiungere, è molto importante per noi stamattina, le capiremo esattamente che aria tira dentro il governo e anche come sarà questo Consiglio dei Ministri del pomeriggio, quindi quello sarà un momento della mattinata abbastanza decisivo. Prego Luca. Finisci che poi avrà spento gli ospiti. C'è una proposta, ovviamente. Sì, sì, certo. Ti dico soltanto qual è la proposta sul tavolo. Ovviamente una delle ipotesi che corrono in queste ore frenetiche, tra l'altro tutta la notte si è lavorato per cercare una mediazione, riunioni convocate, sconvocate, vedremo a che ora ci sarà il CDM. La proposta sul tavolo potrebbe essere, secondo indiscrezioni di stampa, quella di una revisione sostanzialmente dei poteri che questi manager della task force dovrebbero avere a beneficio, e qui è il punto politico, probabilmente di qualcuno che potrebbe inserirsi nella struttura di comando. Si fa il nome della ministra Bellanova, come esatto. Appunto dico lei, che facendo parte di Tel Aviv potrebbe compensare gli equilibri della maggioranza. Insomma, diciamo che su questa possibile crisi di governo cerce la fama e l'abbiamo trovata, e fra poco si collega con noi. Vedo già collegato a noi il professor Crisanti. Professore, ho molte domande da farle. Buongiorno, ben trovato. Sul tema invece curva contagio, ma le chiedo un attimo di pazienza perché vedo collegato con me dopo un bel po' di tempo, ne sono davvero felice, Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, la prima volta lo collego da casa sua, perché Fontana è uno di quei direttori che vive nel suo giornale, ma ha avuto una serie di peripezie, diciamo, negli ultimi tempi, caro Luciano, compreso il Covid, però brillantemente superato. Come stai? Sì, ciao Mirta, mi fa piacere anche a me tornare nella tua trasmissione. No, abbastanza bene, qualche piccolo strascico, ma diciamo bene. Senti, oggi il tuo siamo giornale pienamente il tuo giornale lavoro. Oggi è pieno zeppo di notizie, retroscena, che idea ti sei fatto? Tanto rumore per nulla o domani può succedere qualcosa di molto serio? Ma io penso che domani probabilmente il governo ce la possa fare in qualche modo, secondo me, tra assenze, qualche voto che arriverà di sostegno, qualcuno del Movimento 5 Stelle che all'ultimo minuto si tirerà indietro, il governo ce la possa fare. Che ce la possa fare domani però non cambia la sostanza delle questioni, è un governo che non riesce ad andare avanti su un capitolo fondamentale che è quello della messa in campo dei progetti del recovery fund, della loro esecuzione. In realtà io ho anche una preoccupazione per quello che riguarda la distribuzione del vaccino, ma magari ne parliamo dopo. È un governo profondamente diviso in cui c'è un partito, il Movimento 5 Stelle, ormai in pieno caos, senza leadership, con tantissime spinte contrapposte, e un altro contraente della maggioranza, Matteo Renzi e la sua forza politica, che sta ponendo passo dopo passo sempre nuove condizioni. In tutto questo Conte mi pare che non riesca più a tenere le fila della sua maggioranza come in passato magari era riuscito. Quindi magari questa prova si supera, ma insomma la situazione non è allegra, in questo modo si possa andare avanti. Sono molto d'accordo con te, ti faccio rispondere forse un attimo da Giancarlo Cancelleri, viceministro alle infrastrutture e trasporti 5 Stelle, perché salve Cancelleri, effettivamente il Movimento 5 Stelle salve, appare molto diviso, ma la pattuglia, diciamo, dei dissidenti sta assottigliando, ha notizie anche lei di questo tipo? Stanno tornando un po' nei ranghi? Guardi, anche se forte e aspra, però me la faccio definire come una normale dialettica interna. In tutti i partiti ci sono momenti di discussione più o meno Era una forma, guardi Cancelleri, glielo dico per esperienza, no? Dato che lei invece in politica è entrato dopo, era la formula tipica della sinistra quando faceva casino e poi si scendeva, questa della dialettica. Quindi state attenti, perché io l'ho già sentita, dico la verità. No, guarda, non vedo nessun rischio né di scissione, tantomeno un rischio per mercoledì. Noi abbiamo una grande responsabilità come forza di governo, che è quella di dare un mandato forte al Presidente del Consiglio per andare in Europa a trattare non solo del MES, ma anche e soprattutto del Recovery Fund, che serve all'Italia per ripartire grazie ai 209 miliardi.
Se questo appuntamento, e mi pare che il nostro capo politico Vito Crimi abbia detto saggiamente che chi vota in maniera contraria se ne deve prendere le responsabilità, perché la politica è una cosa seria e deve essere fatta da gente che con serietà affronta i problemi dell'Italia. A me piace risolvere i problemi degli italiani, non raccontare i nostri problemi interni del movimento, perché non è questo il momento. Allora, guardi, vedo che è già arrivato anche Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità, oggi ha fatto un'intervista molto interessante con Giorgia Meloni, ci arriviamo fra un momento anche al ruolo dell'opposizione, e vedo che tra l'altro si è collegato con noi dalla piazza Luciano Nobili, esponente di Italia Viva, che immagino che sa, insomma, ci avrà parecchie cose da raccontarci, però voglio passare alla professor Crisanti, perché, professore, la sensazione che abbiamo noi giornalisti, è che succede un po' questo, che appena la pandemia diventa meno, diciamo, drammatica, la curva tende un po' a rallentare, riparte la lotta politica, no? Come se la pandemia congelasse le polemiche politiche, poi invece... Ma la domanda è, ma davvero sta andando meglio? Perché per esempio ieri mi ha colpito questo dato che la percentuale tra tamponi fatti e positivi è risalita al 12,3 contro un primo dicembre, per dire che doveva essere al 10,6. Lei che sensazione ha? Ci abbiamo al Natale un pochino più tranquilli, c'è invece qualcosa che la preoccupa? Ma guardi, io penso che siamo in una situazione grave, stabile, se posso riassumere, nel senso che il calo dei tamponi di ieri è un calo apparente, il calo dei positivi di ieri è un calo apparente legato al numero dei tamponi fatti, che è normalizzato, cioè rapportato alla media, ci dà un... dovrebbe darci, se fossero stati fatti lo stesso numero di tamponi, ieri avremmo avuto quasi 28.000 casi. Esattamente, considerando, bravo, l'indice di positività. Quindi, diciamo, è una situazione con ancora dei contagi che in alcune zone aumentano, in alcune zone sono state controllate, quelle che erano la zona rossa, per esempio la Lombardia, ci sono sicuramente dei progressi. Il Veneto, come previsto, zona gialla, quindi con poche misure restrittive, i casi in aumento e anche... Scusi professore, che vuol dire il Veneto come previsto? Che lei pensava che in Veneto sarebbero molto aumentati i contagi? Ma certo, perché la zona gialla ha dei paradossi, perché viene stabilita anche con criteri di tenuta del Servizio Sanitario Nazionale, quindi con numero dei posti in rianimazione ancora disponibili, con la capienza dei reparti. Quindi di fatto succede un effetto paradosso, che la regione che è più preparata dal punto di vista sanitario permette al virus di trasmettersi di più, perché ha delle misure restrittive più blande. E infatti il Veneto ormai da quasi una settimana ha casi in aumento ed è sicuramente una delle regioni più colpite. Quindi lei pensa che dovrebbe diventare arancione il Veneto per riuscire a tenere un po' più sotto controllo il virus? Ma, guarda, sicuramente penso che alla fine di questa esperienza gli indicatori di queste zone forse dovrebbero essere in qualche modo ripensate, perché bisogna capire se l'obiettivo è quello di mantenere l'attività economica o l'obiettivo è quello di mantenere la salute. Bisogna trovare il giusto compromesso. Non c'è dubbio. Senta, lei è d'accordo con Ricciardi e con Galli, che ieri sono stati abbastanza allarmisti. Galli ha detto che l'estate allegra ci è costata 20.000 morti e Ricciardi ha ammonito, siamo nel pieno della seconda ondata, dicembre e gennaio saranno mesi terribili. Anche lei vede questo all'orizzonte? Guardi, io sicuramente condivido l'analisi della situazione attuale. Prima che il vaccino avrà un effetto passeranno mesi e con questi numeri sicuramente ci attendono un inverno preoccupante. Guardi, consideri che lei l'Italia, penso fra la fine della prossima settimana, sarà il paese in Europa con più morti. E non è una cosa di cui essere orgogliosi. No, proprio no. Quindi lei suggerisce un Natale davvero molto, molto, diciamo, magro, cioè a casa, in pochi, muoversi pochissimo. Cioè, che suggerimenti dà agli italiani? Ma, guardi, io penso che il Natale deve essere un'opportunità per diminuire il contagio. Non ci avremo le scuole, le fabbriche opereranno a ritmo ridotto. Cioè, se stiamo tutti quanti con la nostra famiglia, con i nostri affetti, e cerchiamo di ridurre al minimo i contatti inutili, sicuramente daremo un contributo.
Senta Crisanti, quella signora lì è Margaret, ha 90 anni e questa mattina si è vaccinata in Inghilterra. Cosa ne pensa? Cioè, perché noi dobbiamo aspettare ancora tanto tempo? Qual è la sua analisi? No? Perché ce lo siamo chiesti tutti. Che succede? Gli inglesi hanno fatto qualcosa in maniera un po' più arruffona o siamo noi che siamo lenti? No, guardi, penso che non è che siamo lenti, è che il processo regolatorio in Europa ha una temporizzazione diversa, segue quello americano che dovrebbe concludersi tra pochi giorni e penso che sia un processo che analizza tutti quanti i dati con rigore e gli inglesi hanno fatto una valutazione affrettata che tra altre cose è stata molto criticata dagli scienziati inglesi. Hanno fatto questa scelta e mi auguro che sia la scelta giusta, ecco. Insomma, lei dice in bocca al lupo. Questo vaccino anche come somministrazioni ha delle complessità notevoli. Gli inglesi hanno da poco pubblicato il protocollo di utilizzo del vaccino, invito a leggerlo perché è veramente complicato. Allora, torno un attimo invece a Palazzo Chigi da Luciano Nobili, ma se mi permette Nobili faccio una piccola sintesi perché Luca ha messo insieme un po' quali sono tutti i punti di scontro dentro il governo, la vediamo e poi sentiamo anche la sua opinione e poi devo arrivare anche da Borgonovo, vediamola. Io rabbrividisco solo a pronunciarla. Cosa significa l'impasto? Una vecchia liturgia della vecchia politica. Sono il capitano di una squadra, i miei ministri sono i migliori. Chissà quanto del suo proverbiale aplomb Giuseppe Conte avrà ipotecato per blindare i suoi ministri, serrare le file e testa bassa, anche se il fuoco, si fa per dire, è amico. La pandemia è la più grande occasione per l'Italia. Perché? Uno, consente di investire su questo, ragione Dario, in sanità. E allora bisogna avere il coraggio, Dario. Lo dico a te, lo dico a Nicola. Con i renziani lo scontro è sul Recovery Fund, la cabina di regia che gestirà la cassaforte europea da 200 miliardi, 300 manager e al vertice Conte, Gualtieri e Patuanelli, PD e 5 Stelle, con Italia Viva esclusa che si dice pronta a ribaltare tavolo e governo. Una sorta di struttura parallela al governo, di cui il Parlamento non sa nulla, è evidente che è un modo per esautorare il Paese nella progettazione del proprio futuro. Ma voi che cosa pensate? Che le differenti vedute siano perché deve comandare Conte, deve comandare Gualtieri, deve comandare l'altro ministro. Io non sono una persona abituata a fare tappezzeria. Ma voi pensate che sia semplice? È un mondo difficile e vita intensa. Sarà, ma Bruxelles prima di aprire la borsa chiede all'Italia di mettersi in regola, risolvere procedure di infrazione e controversie, patata bollente finita tra le mani di Conte. I soldi sono tanti e allora, insomma, siate seri. Felicità a momenti e futuro incerto. And this is the moment for Italy to take its future into its hands. La Commissione europea si aspetta che gli Stati membri siano in grado di garantire la necessaria capacità amministrativa. Non bastasse, c'è un altro macigno pronto a cadere sulla testa di Conte. Ancora una volta il solito MES. È una riforma, a mio parere, peggiorativa. Finché ci sarà il Movimento 5 Stelle al governo, il MES non si utilizzerà. I 5 Stelle sono divisi. Domani in Senato una decina di dissidenti sono pronti a votare contro il governo sulla riforma del salva stati, con Forza Italia che si sfila e nega il soccorso alla maggioranza proprio nella sua settimana di fuoco e con Conte, capitano, dice lui stesso, ma di una nave che cerca la rotta in mezzo alla tempesta. E non drammatizziamo i passaggi. Le forze di maggioranza ci sono state e ci saranno. Allora Nobili, mi spieghi un po', oggi ho letto la Boschi che dice il governo rischia la rottura, spero di no ma temo di sì, e poi dice non vogliamo dare i pieni poteri a Conte, qual è il problema? Allora ci sono, cercando di farci capire da chi ci ascolta perché mi rendo conto che è complicato, ci sono tre questioni diverse. Prima questione è quello che è successo fino ad oggi. Quello che è successo fino ad oggi è che il governo ha avuto il pieno sostegno di Italia Viva, è stata un'esperienza questa di affrontare la pandemia difficilissima, con luci e ombre, alcune cose non hanno funzionato, le mascherine, i banchi, la scuola chiusa mentre i competitor dei nostri ragazzi francesi e tedeschi vanno a scuola, il trasporto pubblico locale. Noi su queste questioni abbiamo spesso rivolto critiche, sempre costruttive, dando idee e proposte che spesso non sono state raccolte. Questo è quello che è accaduto fino ad oggi. Poi c'è la questione della tenuta del governo, dei rischi per il governo sul MES. Ecco, se il governo domani al voto in Senato rischia, non è per colpa di Italia Viva. Italia Viva
è per la riforma del MES, no, no, ed è per l'utilizzo anzibocca da mesi l'utilizzo del MES sanitario. Quindi se domani il governo rischia, citofonare Movimento 5 Stelle. Va bene. Poi c'è un ultimo tema, che è il Recovery Fund. Io dopo citofono si chiama Next Generation EU. Si chiama Next Generation EU. Si chiama così perché in buona parte sono soldi che prendiamo a prestito dai nostri figli e perché dovremo lasciargli un paese cambiato in meglio. È un'occasione che non si ripresenterà. 200 miliardi che dovranno cambiare il volto del paese nei prossimi 10, 20, 30 anni. Per questo noi diciamo, di questo dossier fondamentale si deve occupare il governo e anche il Parlamento, perché dobbiamo discuterne anche con le forze d'opposizione. Di voi non volete nessun manager. Sono cambiamenti che riguarderanno nessuno. I prossimi 10, 20 anni, anche chi governerà dopo di noi. Allora, siccome di task force ne abbiamo viste un sacco, ve lo ricordate il piano Colao? Come no? Molto più dettagliato di quello che ieri hanno presentato in Consiglio dei Ministri. Magari utilizziamo quello poco, e facco meglio. Diciamo, nelle nostre misure governative, devo essere sincera. Esatto. Gli stati generali, ve li ricordate? Ve li ricordate gli stati generali? Anche lì non è rimasto nulla. Questa lamentazione non è che la fa solo Italia Viva, l'ha fatta Landini, che non è certo accusabile di essere un fuori renziano. Fuori ipocrisia, diciamo. Quindi... no, lei ha detto un sacco di cose che hanno un senso, onestamente, però fuori di ipocrisia, quello che si dice recentemente sui giornali è che voi volete un posto nella task force, che se Conte accettasse di avere insieme a Patuanelli e Gualtieri in quella strana piramide, come abbiamo fatto oggi, che abbiamo fatto un esercito qua. Mamma mia! È una cosa, una piramide feudale abbiamo fatto. Se ci mettesse anche la Bellanova, che peraltro fra un po' arriva qui da me, voi sareste tranquilli, è così? Chiedetelo a Teresa Bellanova e sentirete la risposta. Non ve l'anticipo perché sicuramente la sarà più efficace di quella che posso darvi io. Va bene. Che assolutamente no, non, assolutamente no. Io invece le voglio dire questo, che noi da luglio chiediamo che si faccia in fretta su Recovery Fund. C'è una possibilità, piuttosto che scriverlo da solo Conte a Palazzo Chigi, allora tanto vale che apre il sito dell'Eliseo, scarica e c'è un piano dettagliatissimo da 2 mesi con tutte le azioni, tutti i bandi, i soldi investiti, le ricadute previste. Perché dobbiamo arrivare sempre ultimi quando noi da luglio chiediamo che si faccia questo intervento e che si faccia col governo e col Parlamento? Poi mi scusi, ha detto Conte solo una cosa, ha detto Conte che ha la squadra migliore del mondo e la usi? Allora, devo fare, naturalmente devo andare a citofonare a Cancelleri, però prima vorrei sentire l'opinione di Borgonovo. Borgonovo, che ne pensa di quello che ci ha detto adesso il nostro Nobili? Ma io ho la sensazione che i rilievi di Italia Viva siano appunto spesso strumentali per ricavarsi visibilità, potere e tutto, però sullo specifico hanno ragione, cioè magari i Nobili così si stupirà che io sia... per una volta d'accordo con lui, però è vero, cioè, dopodiché i pieni poteri a Conte mi sembra che li abbiano già dati da parecchie settimane, cioè sta facendo quello che vuole senza che nessuno gli abbia veramente impedito di comportarsi da, non dico da dittatore perché non è vero ed è troppo, però insomma da dittatorino sì. Tra l'altro avete detto una cosa molto importante secondo me all'inizio, l'hai detta tu Mirta, cioè quando appena la pandemia, come dire, si abbassa un attimo, no? Si abbassa un secondo la pressione, riesplodono tutti i problemi e allora se uno la guarda da questo punto di vista si dice vabbè, quindi l'avete utilizzata per cementarvi, per stare lì dove state. E l'ultima cosa che vorrei dire, io ho sentito per l'ennesima volta dire questa cosa dell'estate, anche il professor Crisanti, però se andiamo a vedere i numeri non è assolutamente vero che l'estate è stata questa, come dire, il piacere, il godimento sperimentato nell'estate ci hanno portato al disastro. Basta vedere i numeri dei contagi quando risalgono, basta vedere anche i modelli che, cioè, secondo te cosa è stata la scuola, cosa è stata? Ma non è che secondo me, ho visto anche i dati che ha presentato il fisico Battistone, che certo non è un giornalista, ma i numeri dei contagi, anche l'RT, cioè si vede che con l'apertura, la riapertura delle scuole, quindi la ripresa dei trasporti mal gestiti, quando si è ricominciato ad andare a lavorare... Su questo vorrei rispondere subito Crisanti, perché naturalmente si può dire qualcosa in più e poi arrivo da Cancelleri e da Fontana. Crisanti, prego.
Ma guarda, è stata una combinazione, perché dopo l'estate i casi erano pochi e quindi era possibile gestirli con il sistema di tracciamento che avevamo a disposizione. È chiaro che con la riapertura delle scuole e la riapertura di tutte le attività produttive abbiamo offerto al virus grandissime possibilità di contagio col sovraffollamento dei trasporti, ed è chiaro che il numero dei casi è esploso. Guardi, questa è la ragione per cui avevamo proposto un piano per potenziare le misure di sorveglianza, perché il vero fallimento è che noi avevamo in mano una situazione che era gestibile e ce la siamo lasciata sfuggire di mano, perché cinque mesi sono stati buttati fondamentalmente, e su questo concordo con quello che è stato detto. Non è stato il problema delle vacanze, sicuramente è stato un po' di malcostume e di poca responsabilità, ma il vero problema è stato che questi casi residui che ci siamo portati appresso nel momento in cui sono ripartite le scuole. Quindi scusi professore, lei la prevede una terza ondata, per capire? Guardi, ma la terza ondata non c'è bisogno di previsione, è una certezza in queste condizioni. Ok, va bene. So che deve andare, la ringrazio moltissimo, ci vediamo molto presto. Nel frattempo voglio dirvi, lo dico a Cancelliere, da cui arrivo subito, che mi è arrivata un'agenzia, il ministro Bonafede vara una task force anticorruzione sulle risorse della pandemia. Mi pare che una task force in questo momento non si neghi a nessuno, caro Cancellieri. Cosa risponde a Nobili, che ha detto citofonare 5 Stelle sul MES, e poi torno da Fontana? Cioè, dice Nobili, dice sempre che siamo noi quelli che fanno, diciamo, creano i problemi, ma in realtà sono i 5 Stelle che non sanno bene da che parte vogliono andare. Ma io non voglio ingaggiare onestamente nessuna diatriba con Nobili, che fra l'altro lavoriamo molto bene nella nona commissione alla Camera, e devo dire che ne apprezzo anche le qualità di mediazione. Mercoledì, come io lo ripeto, noi abbiamo una forte dialettica interna in questo momento, un forte dibattito, però noi mercoledì sappiamo che responsabilmente dobbiamo dare un mandato forte al nostro Presidente del Consiglio. Il Movimento 5 Stelle non mancherà questo appuntamento e farà la parte del, come dire, dell'azionista di maggioranza. Scusi di Cancellieri, governo. Ma mi sta dicendo il mio autore dalla regia che tra i dissidenti che ha firmato la lettera c'è anche sua sorella Azzurra? Lei l'ha convinta? No, ne abbiamo parlato, sì, dopo che ho letto il suo nome. Io mi sono detto chiaramente contrario, però per carità, ognuno al di là dei livelli di parentela, credo che ognuno ragioni. Cioè, dialettica interna anche in famiglia c'ha Cancellieri, diciamo la verità. Allora, vabbè, nel movimento, via. Luciano Fontana, che cosa dici? Tra l'altro oggi ho visto che Verderami rimette in pista la parola rimpasto, cioè come potrebbe andare a finire? Quale potrebbe essere una quadra realistica, a tuo parere? Ma io penso che il governo in queste condizioni non possa andare avanti, cioè non riesca ad affrontare quelle prove decisive che ha nel 2021, che è la gestione del piano nazionale per il vaccino, la gestione del recovery fund e soprattutto tutto quello che serve a rimettere in moto l'economia e una società che è profondamente provata dalla pandemia. Questa secondo me è una situazione tipica in cui si chiamano a raccolta tutte le forze politiche. Chiamola. E si scelgono gli elementi migliori e le competenze più importanti per guidare questo paese. E io credo che prima o poi arriverà un momento in cui questo governo non riuscirà più a tenere insieme delle spinte contrapposte e anche un po' qualche incapacità. Io non sono completamente in disaccordo con il Presidente Conte quanto dice che ha la squadra migliore del mondo. Abbiamo visto in questi mesi che non è esattamente così. Ci sono tanti problemi, questa squadra andrebbe migliorata, andrebbe chiamata a raccolta tutto il Paese e le sue energie migliori, andrebbe messo in campo un rapporto con l'opposizione di coinvolgimento molto più stretto, perché questo è uno dei classici momenti in cui il Paese si deve unire.
Continuando in questo sfilacciamento, io credo che non faccia bene né a questa esperienza di governo e tantomeno al paese. Ma secondo te l'idea dei manager potrebbe essere una buona idea? Potrebbe dare un supporto reale, diciamo, in termini anche di competenze, o invece la vedi come una sovrapposizione che farebbe più danno che altro? Non ho capito, scusami. La storia dei sei super manager, dico. Sarebbe un apporto in termini di competenza o sarebbe un'ulteriore confusione, a tuo parere? Naturalmente la moltiplicazione delle task force può creare confusione. È anche vero che come capacità di realizzazione i ministeri in questi anni non hanno dato una grandissima prova, cioè un'esperienza come quella che ha gestito ad esempio la ricostruzione del Ponte Morandi nei progetti con l'affidamento a delle strutture molto snelle, con delle competenze giuste, secondo me potrebbe essere utile. Questo non significa avere 500 consulenti, 300, 1000, ma capire qual è la struttura giusta e quali sono le persone giuste per fare ad esempio quello che serve nel campo della sanità, degli investimenti, dell'innovazione tecnologica. Io ho molto timore sulle capacità realizzative delle strutture burocratiche dei ministeri. Questo ce l'abbiamo dire. Tutti oggettivamente. Vedo che è arrivata Teresa Bellanova, aspettavamo. Salve Ministro Bellanova, grazie davvero di essere con noi stamattina, perché ho detto fin dall'inizio di questa puntata che insomma è una mattinata in cui veramente bisognava fare chercher la femme, mi pare che la donna da cercare è proprio lei, nel senso che è la persona chiave per capire come andrà a finire questa. Tra l'altro ho visto da questa bella mappa che ha messo stamattina il Corriere della Sera che era seduta abbastanza distante dalla ministra Lamorgese al tavolo del Consiglio dei Ministri, quindi è tranquilla, immagino. Sì, sì, ero distante assolutamente, ma credo che possiamo stare abbastanza tranquilli tutti, perché le misure di sicurezza vengono rispettate nella sala del Consiglio dei Ministri. Va bene, ha un bellissimo albero di Natale alle sue spalle, complimenti. Io ancora non l'ho fatto. Grazie. Perché lavoro tutti i giorni, ma adesso lo faccio pure io, prometto. Allora, Ministra Bellanova, mi dica una cosa, che cosa succederà? Avete un CDM nel pomeriggio, lei è stata molto netta dicendo che insomma a queste condizioni non si va avanti e che sulla task force voi non lascerete passare questa cosa. D'altra parte, su molti giornali leggo che il punto di caduta potrebbe essere che anche lei sia dentro questa struttura piramidale, che sotto Conte ci sia, oltre a Patuanelli e a Gualtieri, anche lei. Potrebbe essere la soluzione questa? Guardi, glielo voglio dire con molta chiarezza a chi dice che in questo momento il tema è la contrattazione di un mio eventuale ingresso nella cabina di regia o di visibilità da parte di Italia Viva. Io voglio dire soltanto che queste sono argomentazioni da miserabili. Perché il tema che noi stiamo ponendo è proprio il tema del non privatizzare le istituzioni. Non si può in un momento pensare di fare la fondazione privata per i servizi segreti, in un altro momento dire che i ministri sono i migliori del mondo e poi sostituire le funzioni politiche e amministrative. Di fronte alla proposta che ha presentato il presidente Conte, ho detto dal primo momento, l'altro sabato, quando incominciò a delineare questa idea, dissi: ho bisogno di un documento sul quale voglio riflettere e lavorare anche con la mia formazione politica, perché è facile fare i capi delegazione e poi non rispondere del ruolo dei propri gruppi parlamentari. Non ho avuto nessun documento, è arrivato ieri notte alle 2 e ieri ho detto in Consiglio dei Ministri quello che vado dicendo da giorni, che non si può pensare di sostituire rispetto a una dotazione così importante, perché fino adesso noi abbiamo agito dando sussidi e facendo interventi di ristoro. Adesso bisogna progettare e costruire, certo, il futuro. 209 miliardi non possono essere affidati a un gruppo di amici selezionati su base amicale. Allora, su questo 209 non c'è miliardi dubbio. Devono essere utilizzati e di quell'uso delle risorse ne deve rispondere la politica insieme alla pubblica amministrazione. Scusi, se ministro, l'Europa ci chiede di fare due riforme, una la giustizia e una la pubblica amministrazione, non significa fare una riforma rimuovendo il ruolo della pubblica amministrazione e affidando a 300 amici
e ha 6 supervisori che sostituiscono le funzioni di tutto il Consiglio dei Ministri, la gestione allora, scusi, di, ministro, di 209 miliardi di euro. Ho due domande importanti da fare. La prima domanda è questa. Perché secondo lei, perché questa cosa che a me mi stupisce sempre, Conte fa arrivare la proposta all'ultimo momento, alle 2 di notte, perché è una cosa che capita spesso, no? Consigli notturni, carte che arrivano alla fine. Perché a suo parere? Ma il perché non lo so, di certo che questo non è un metodo corretto. So che questo è un metodo che noi contestiamo dall'inizio. So che questa gestione dei consigli dei ministri in notturna o nei momenti, diciamo, perché ci sono tanti giorni in cui si possono convocare le riunioni, farli nei momenti simbolici. Noi non dobbiamo parlare sempre per simboli, noi dobbiamo parlare per sostanza. Io oggi vorrei parlare e confrontarmi su che cosa c'è dentro questo Recovery Fund, quali sono i progetti, so quelli che ho elaborato e in modo brillante con la mia struttura amministrativa, non conosco quelli che hanno elaborato gli altri. Vorrei discutere di questo, non di una norma che mi arriva nottetempo e che cancella le funzioni. Scusi, che seconda non sono, domanda importante, previste sempre con la franchezza che la contraddistingue. Luciano Fontana, che lei sa meglio di me, è un uomo molto equilibrato nei suoi giudizi, ha detto due cose importanti. Ha detto: ah, non è vero che è la squadra migliore del mondo, tutt'altro, è una squadra piena di debolezze quella del governo. B, abbiamo un problema serissimo nella nostra pubblica amministrazione, tra le cose che vengono immaginate e quelle che vengono fatte poi materialmente, l'abbiamo visto con i ristori, c'è un abisso. Questi due temi, secondo lei, sono due temi reali, vanno affrontati e come? Ma sono temi importanti, perché se pensi di dover sostituire le funzioni politiche, e la politica non si può dimettere, perché non è che deleghi a un altro e non rispondi, è il Consiglio dei Ministri nel suo insieme, perché io non sono abituata a dire hanno deciso ma io non c'ero, hanno deciso, abbiamo deciso, e voglio però essere messa in questa condizione. Se dimettiamo la politica da se stessa e affidiamo ad altre persone, c'è qualcuno che magari governerà quelle persone, sicuramente però la politica dovrà rispondere di quelle scelte, perché le persone sono stanche di tutti quelli che si deresponsabilizzano, è sempre colpa di qualcun altro. Io voglio rispondere, io sono la ministra che in questi mesi non ha cercato né visibilità né ha cercato postazioni, sono la ministra che ha messo questo paese in condizione di sicurezza, per esempio collaborando con tutta la filiera agroalimentare e mettendo le persone in condizione Scusi, di continuare ministro, a fare la spesa normalmente. Per essere proprio su chiari questo e precisi, noi dobbiamo discutere. Io ho capito molto bene la sua posizione di merito sulla task force, ma le chiedo una cosa precisa. Se il punto di caduta della mediazione fosse, cara ministra Bellanova, lei vuole capire esattamente cosa succede e cosa facciamo, entri anche lei nella piramide, così avrà la possibilità di avere più visibilità sul lavoro, lei rifiuta? Non è questa la soluzione. Io ho detto, anche a rischio di essere accusata di voler entrare in quella cabina di regia, che quella è una foto ingiallita. Perché cabine di regia fatte da soli maschi non mi danno la garanzia che noi immaginiamo il futuro equilibrato per questo paese. In questo paese ci sono uomini e donne, ci sono ragazzi e ragazze, tante ragazze che non hanno un'idea del loro futuro in questo momento, e il loro futuro non lo possono disegnare solo i maschi. Ma non è questione che vado io e si risolve il problema. Intanto ci deve essere un approccio equilibrato e bisogna essere un po' meno misogini. Secondo, bisogna discutere di merito, il merito. Non sono io che risolvo il problema, è la presenza delle donne che è deficitaria, e questo è il tema che ho consegnato al Presidente del Consiglio allora, dei Ministri e anche agli altri ministri, perché mi permetta, ci sono troppi silenzi in questo paese. C'è troppa condiscendenza. Io non mi accontento di quelli che a giorni alterni fanno i richiami per la politica paritaria. Io voglio battaglia politica, allora, laddove le donne non vengono prese in considerazione, laddove le donne vengono sostituite da maschi, laddove le donne non vengono valutate allora, per vedo, le loro competenze. Vedo, è un temone questo, ci arriveremo nel corso della puntata, perché farò vedere cosa sta succedendo all'occupazione femminile in questo paese, ma adesso vedo che si è collegato con noi anche Augusto Minzolini, poi arrivo anche da Borgonovo. Augusto, eccomi qua, che hai saputo? Augusto, quando gira per i palazzi romani porta a casa notizie pazzesche di solito.
Augusto, ho sentito la Bellanova, ha detto che col cavolo che la metto nella task force hanno risolto il problema, non è quello che lei vuole. Ma guarda, io penso una cosa, facciamo tre scommesse. La prima scommessa è che domani difficilmente cadrà il governo. La seconda è che non cadrà la legislatura e questo ha un effetto immediato sulla possibilità che ci sia una crisi. Ma chiaramente una crisi che se avverrà dopo la legge di bilancio. E avverrà anche perché, diciamo, finora le risposte che sono state dal governo non è che sono state all'altezza. Non so se tu hai visto lo schema delle priorità che vengono date con la suddivisione dei miliardi del Recovery Fund. A me mi ha colpito oggi una voce che probabilmente, sentivo la Bellanova che diceva probabilmente la presenza femminile avrebbe, diciamo, un intervento anche sui contenuti. Probabilmente è così, perché? Perché vedere che soltanto 9 miliardi dopo la vicenda che stiamo ancora passando e non so quando finirà. Sulla salute è incredibile, cioè c'è un'assenza di sensibilità e di capacità di capire quello che sta attraversando il paese che mette paura. Allora il problema qual è? Tolta la legge di bilancio, probabilmente lì dentro si dovranno guardare negli occhi e decidere siamo all'altezza, non siamo all'altezza, questa è la compagine migliore, non è la compagine migliore, che cosa ne facciamo? E chiaramente questi problemi non è che possono essere risolti mandando la contraddizione da un'altra parte, dicendo facciamo una grande piramide con 6 grandi manager e risolviamo il problema, perché non è così, perché si sommano soltanto delle strutture, ma quello che viene meno è la capacità di decidere e soprattutto non viene data una visione, ormai dopo la narrazione abbiamo questo tipo di espressione che ci colpisce. Manca una visione per il futuro, che è fondamentale. Posto un problema secondo me abbastanza serio, perché se questi meglio sostituiscono i ministri e alla fine tu praticamente hai un consiglio dei ministri che non decide, è un Parlamento che non controlla, c'è qualcosa che oggettivamente insomma non va. Detto questo, devo sentire Borgonovo, ce l'ho già in attesa, perdonami, anche Cancelleri, però devo correre in pubblicità, torniamo a Borgonovo Cancelleri, rimanete con noi, non muovetevi. Mondo Italia. Allora, eccomi qua, che è Luca, mi chiedeva la linea, Gentile, ci sono novità? Non ho capito, cioè Gentile sì, o no? Sì, soltanto per aggiungere un paio di ipotesi che in dimmi. Mirta, mi senti? Sì. Sì, Mirta, dicevo che soltanto per aggiungere che ci sono ancora un paio di ipotesi e anche qualche notizia. Una delle ipotesi è che la risoluzione di questa grana, della cabina di regia, potrebbe passare attraverso uno stralcio, cioè sostanzialmente si potrebbe rimandare, se ne parlava anche stamattina sui giornali, ad un decreto ad hoc che potrebbe servire appunto ad evitare di decidere sostanzialmente adesso. E che è un'altra questione, è anche quella riguardo la legge di bilancio. La ministra Bellanova diceva ieri che Italia Viva è pronta a mettere in crisi il governo laddove l'emendamento fosse inserito in legge di bilancio. Un'ipotesi che però allo stato attuale dal PD non commentano, il che lascia immaginare insomma che non sia tanto prevista questa ipotesi. Ha parlato soltanto Orlando, ha detto che serve un'accelerazione e non delle scorciatoie, facendo ovviamente riferimento ad Italia Viva. Su Italia Viva rimane un'altra questione, che i 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle, che era sostanzialmente spaccato sì, in Senato, mi sembra mi paiono onestamente scamotage tecnici per evitare incidenti che non risolvono il problema politico, il nodo politico che ha posto la Bellanova. Invece Italia Viva non dà... Esatto, rimane l'incognita di Italia Viva, di quello che farà al Senato, perché anche lì loro dicono vogliamo vedere quello che succede, quindi insomma il pressing è ancora pesantissimo, vediamo Conte come ne uscirà oggi pomeriggio o chissà quando. Allora, Borgonovo, poi devo andare da Cancelleri che ovviamente deve rispondere e poi torno anche dalla Bellanova e da Luciano Fontana. Borgonovo, eccomi. Io ho sentito con interesse quello che ha detto la Bellanova prima, sicuramente c'è un problema di metodo, nel senso che poi anche... l'ho scritto qualche giornale oggi, i compensi per tutti questi manager, il modo in cui viene gestita tutta questa faccenda è sicuramente opaco e deve essere la politica a decidere, per l'amor del cielo, sarebbe molto bello, l'avesse fatto anche su altre questioni, la politica di decidere sarebbe ancora meglio. Il problema però è anche il merito della questione, perché ho sentito
infiammarsi il ministro per la questione di genere. Ebbene, voi avete citato i 9 miliardi per la salute che ci sono nella bozza di spesa per il recovery fund, ed è praticamente la stessa, quasi la stessa cifra che viene stanziata per la parità di genere. Noi oggi ci abbiamo aperto il giornale, abbiamo fatto tutti i conti. Per assistenza di prossimità e telemedicina, che dovrebbe essere importante, stando anche quello che ha detto il ministro Speranza, sono 4,8 miliardi. Per innovazione, ricerca e digitalizzazione dell'assistenza sanitaria, 4,2 miliardi. Gli stessi 4,2 miliardi stanziati per la parità di genere. Mentre per impresa verde ed economia circolare 6,3 miliardi, cioè più di quelli per l'innovazione e la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria. Ora, a me lascia molto perplesso, quindi va bene tutte le questioni di genere, mi sembra che le stiate finanziando ampiamente, dimenticandovi di qualche particolare non irrilevante, tipo la salute delle persone, ministra, che dovrebbe starvi così a cuore. Hanno colpito anche a lei questi 9 miliardi sulla sanità, che hanno colpito un po' tutti noi? A me quello che colpisce è che noi abbiamo la possibilità di utilizzare 36 miliardi di euro dell'Unione Europea del MES per intervenire esclusivamente sul sistema sanitario, e vedo che ancora c'è chi discute su non prenderle e chi pensa, come dire, giusto per conservare le poltrone, di dire che in fondo risparmiamo solo 300 milioni di euro. E io dico, come? Solo 300 milioni di euro? Sapete quante cose potremmo fare risparmiando solo 300 milioni di euro per dare più certezza di sanità alle persone? Allora, farei rispondere per affrontare su quelle cose ignobili davanti ai pronto soccorsi. Allora, il problema MES, è che noi dobbiamo ragionare di recovery e dobbiamo ragionare delle altre risorse europee. Il punto è che non si vuole affrontare questo tema, perché si ha la testa rivolta al passato. Allora, se si contrappone la parità di genere alla soluzione di altri problemi, si fa un'operazione che onestamente non è un'operazione equilibrata. Allora, perché la parità di genere deve innervare tutte le politiche. Scusi, perché se parliamo di sanità, Bravo, non parliamo anche di parità di genere. Se parliamo di accesso alla salute per le donne che in questo momento non riescono a fare una mammografia perché le strutture ospedaliere sono bloccate per farsi carico di Cancelleri. Sì, allora, due precisazioni importanti. I 9 miliardi del Recovery Fund ovviamente non sono gli unici che vanno a finire nella sanità. Io ricordo che si aggiungono ai bilanci regionali che in maniera cospicua finanziano già la sanità, appunto, nelle regioni. Ricordo che fra il 70 e l'80% dei bilanci regionali sono impegnati. Sì, ho capito, però ha ragione Borgonovo. Scusi, cancelleri, tutto il problema di fare assistenza a domicilio, ne parliamo da mesi, è un grandissimo problema. E io sono d'accordo con lei, infatti vanno migliorati i servizi che vengono garantiti attraverso la sanità regionale. Ed è arrivato il momento di porre, subito dopo ovviamente, la soluzione della questione sanitaria, perché non ci mettiamo certamente a litigare adesso, dobbiamo vestire tutti la stessa casacca, quella dell'Italia e degli italiani, ma un attimino dopo dovremmo cominciare a ragionare se questa riforma del titolo quinto, che ha dato alle regioni la gestione di tutti questi denari della sanità, sia opportuno che ancora continui. Perché guardi come ride la Bellanova, hanno fatto il referendum loro per eliminarla, per cambiarla questa cosa qui. Guardi come sta sorridendo la Bellanova, cancelleri. La ragione del giorno dopo, ma va bene lo stesso. Ma guardi, io apprezzo tantissimo il ministro Bellanova, lei lo sa, io più volte ho parlato con lei e gli ho anche proprio trasferito quella che è la mia stima. Io riconosco che sia una persona di assoluto buonsenso, non è che cambiare idea in qualche modo possa essere sbagliato, però ricordo a me stesso che ancora prima della nascita di Italia Viva una senatrice, Paola Taverna, nella legislatura passata, quando eravamo all'opposizione, presentava un disegno di legge appunto per riportare la sanità in capo allo Stato. Per carità, chi lo abbia detto prima, a me non interessano le primogeniture, mi interessano i risultati, come interessano il ministro Bellanova. Cerchiamo di risolvere una questione che è quella della sanità, che è quadro di maggioranza che viene fuori, dobbiamo a tutti. Bellissimo quadretto di una maggioranza amorevole, coesa,
pronta ad affrontare le sfide dell'anno che viene. Meraviglioso, siete proprio uno spettacolo bellissimo. Non se ne prende. È un piacere vedervi. Non deve essere invidia. Sarà un anno bellissimo. Perdonatemi, torniamo subito. Pubblicità. Mambo italiano. Mambo italiano. Allora, eccoci qua, il TG delle 12. Siamo in leggerissimo ritardo. Luca Speciale, prego, a te la linea. Ciao Mirta, allora velocissimamente, solo per ricordare l'appuntamento alle 13.30 col telegiornale, ti faccio vedere le immagini di Papa Francesco che questa mattina all'alba si è recato in Piazza di Spagna nel giorno dell'Immacolata per pregare la Madonna. Ha deposto un mazzo di rose bianche alla base della colonna dove si trova appunto la statua della Madonna, poi è andato a Santa Maria Maggiore per un omaggio in questa giornata. So che è collegata a Teresa Bellanova, ti restituisco la linea, noi ci vediamo alle 13.30. È un'immagine meravigliosa, devo dire. Allora, noi ci vediamo fra pochissimo con il telegiornale, non c'ho più l'audio di Luca Speciale, va bene. Nel frattempo la ministra Bellanova che fine ha fatto? Luciano Fontana che fine ha fatto? State richiamando, qua è un centralino la mia regia, non è una regia. Qualcuno c'è, buongiorno. Però, a te, è arrivato Mirta, nel frattempo buongiorno. Centralino regia, ha chiamato invece Nardella e la Saraceno. Salve ragazzi, è arrivato anche il mio Cecchi Paone. Ciao, che fortunatamente Mirta. Non è stato richiamato, ma è arrivato in carne d'ossa. Torniamo subito, brevissima pausa, capisco cosa è successo. Mambo Italia. Allora sono tornati, che bella notizia, vedo già Bellanova collegata con noi, vedo anche Luciano, così poi li saluto e do il benvenuto ai prossimi ospiti. Allora sappia una cosa Bellanova, che grandi esperti di comunicazione politica mi mandano messaggi di complimenti per il suo albero rotante, stamattina si parla molto di questo in rete, l'albero rotante della Bellanova. Posso aggiungere una domanda ministra? Trasferisco i complimenti a mio marito. Ecco, infatti volevo sapere, ma in questi giorni come ha fatto a trovare il tempo per fare un albero rotante? Non l'ha fatto lei? Non è merito mio. Fortunatamente oltre al signor Zalando che si rimette per stare con i figli e far lavorare la moglie, c'è anche il marito della Bellanova che fa la stessa cosa. Evviva. Io invece che non ho uno che mi fa l'albero ancora non l'ho fatto. E vengo io. Viene Cecchi Paone, sì. Abbiamo risolto, Cecchi Paone fa l'albero da Merlino. Allora, ministra, mi dica una cosa, così poi chiudiamo anche in maniera proprio positiva, perché al momento quello che mi ha detto lei è che lei non è per niente contenta e mi ha anche spiegato molto bene perché. Come se ne esce per evitare la crisi di governo? C'è una strada che lei vuole indicare? Ma se ne esce tornando alla normalità, senza voler fare i fenomeni della compagnia, con un'attenzione a tenere insieme la maggioranza, perché chi ha l'onore di dirigere una coalizione non può essere il soggetto di instabilità, ma deve essere quello che crea il collante in una coalizione. Ogni riferimento a Conte è puramente casuale. Perché rispettando il Parlamento, perché non si può invitare la maggioranza e l'opposizione a collaborare e poi mettere dita negli occhi dicendo approviamo una norma che destruttura le funzioni dello Stato con un voto di fiducia e rispettando anche i livelli istituzionali. Voi sapete quanto io mi sono spesa per sostenere il referendum che era stato presentato dal governo Renzi. Siamo stati sconfitti. Ci sono le regioni con quelli che sono i loro poteri, adesso bisogna rispettare le regioni. Se con la norma che ha in mente il Presidente del Consiglio si commissariano i ministeri, si esautora la pubblica amministrazione, si commissariano le regioni, evidentemente non si lavora per creare stabilità. Allora io credo che bisogna tornare a un sano equilibrio e rispetto istituzionale. Non si possono privatizzare le funzioni delle istituzioni. Non si può privatizzare la pubblica amministrazione, quindi allora è chiaro. Se ritorniamo a un approccio concreto... Conte per fare pace con voi, mi sembra molto chiaro. Luciano, che ne pensi? Insomma, sarà interessante, no, questo incontro stamattina con la ministra Bellanova. Credo che anche per il Corriere sarà interessante da analizzare, no, quello che abbiamo detto stamattina. Ma sì, certamente. Mi sembra che le posizioni siano così distanti, siamo nel pieno di un pasticcio che non so come verrà risolto, perché ha a che fare con qualcosa di molto serio per quello che riguarda la guida della coalizione. Se permetti,
Mirta, sulla questione dei fondi, ti vorrei lasciare una domanda e un interrogativo da rivolgere magari ai prossimi ospiti e a qualche altro ministro o politico della maggioranza, se verrà. Il ministro Speranza aveva indicato in circa 68 miliardi i fondi necessari per mettere, per ammodernare la sanità, per fare tutto quello che avevamo detto. Ce ne sono 9, la differenza tra questi 9 e 68, se è possibile capire dove verranno presi. Ma Luciano, forse hanno preso il MES senza dircelo, li stanno già spendendo i soldi del MES non ce ne siamo accorti. Che ne sai? Comunque è una bella distanza, insomma. È una bella distanza. Ci spiega nella partita e nella questione forse più rilevante dell'ammodernamento del nostro paese, visto quello che è accaduto, come vogliono risolverlo, con quali fondi, con quali finanziamenti italiani sul mercato, del MES, dell'Europa, non lo so, insomma. Però hai ragione, rimane un piccolo interrogativo che andrebbe sciolto. Io ti ringrazio moltissimo, ti faccio tornare al tuo 8 dicembre, però ci vediamo molto presto, sei tornato in pista e questo mi fa molto piacere. Scusi, signora ministra Bellanova, se lei rimane ancora un secondo, mi dice la mia inviata da Bologna, dall'interporto di Bologna, Lodovica Ciriello, che ci sono delle donne lavoratrici, neanche a farla apposta, che vogliono porle una domanda, dato che ne ha parlato con tanta passione di questo tema, se permette le faccio parlare con lei. Certo. Prego, Ludovica, eccomi qua. Sì, Mirta, esatto, ti presento Liuba, che insomma ha in braccio Adam, suo figlio. Liuba è una madre separata, quindi una madre che gestisce questo figlio da sola. Sono qui queste donne per protestare contro i cambi di turno che non gli consentono di gestire la loro vita di madre, come puoi leggere anche dai loro cartelli. E Liuba voleva proprio porre una domanda al ministro Bellanova. Prego, Liuba. Ciao, Liuba. Salve, buongiorno. Vorrei parlare al nome di tutte le madri in Italia, non solo al nome mio. Vorrei fare una domanda al governo italiano, vorrei fare una domanda alle istituzioni italiane e soprattutto all'azienda per quale io lavoro da 12 anni. Vorrei fare una domanda. Com'è possibile che noi madri qui in Italia siamo arrivati nel 2020 a stare fuori in strada a protestare per non perdere il posto di lavoro, per non perdere i nostri diritti? Perché ci hanno messo di fronte a scegliere fra i figli o il lavoro. Noi vogliamo essere lavoratrici, madre, non vogliamo essere solo madre, morire di fame oppure solo lavoratrici e buttare via i nostri figli. Vorrei fare la domanda, ma è possibile lavorare 15 anni, 12 anni e fare dei sacrifici? Abbiamo fatto tanti sacrifici, che quando eravamo giovani lavoravamo delle 16 ore al giorno e addirittura siamo arrivati a cancellare le nostre visite mediche quando ci chiedevano i straordinari. E adesso siamo da giorni, da settimane in strada a protestare, stiamo facendo manifestazioni davanti al comune di Bologna e nessuno ci ascolta. Com'è possibile? Com'è possibile nel 2020? Allora, Liuba, ti faccio rispondere la ministra Bellanova. Ti ringrazio moltissimo per questo tuo intervento. A parte che c'hai un bambino bellissimo, io mi vergogno che in un paese come il nostro Grazie. Una donna debba dire queste cose in televisione. Ve lo dico col cuore in mano. Ministra Bellanova. Io non conosco questa vertenza e chiedo scusa, diciamo, quindi sulla base di quello che ho potuto comprendere, qui ci troviamo di fronte a un licenziamento e ho capito bene, questo è proprio il tema che dobbiamo affrontare. Quando dicevo prima, le risorse del recovery devono servire a costruire futuro. Ci sono centinaia di migliaia di persone che hanno già perso il lavoro e molte di queste sono donne. E a marzo, quando finiranno i blocchi dei licenziamenti, ci saranno tante altre persone. Scusi, ministra, le specifico una cosa, perché è importante per la sua risposta. In realtà sono le leggi della logistica, che in questo periodo, perché noi ordiniamo i pacchi via internet, devono fare turni massacranti la notte, e essendo madri non se la possono permettere. Quindi non è un problema neanche di essere licenziate, è un problema di dire, sì, se devo andare al lavoro alle 4, dove lo metto mio figlio? Una cosa per me, io ho figli, è proprio una domanda semplice. Certo, e allora si tratta di organizzazione del lavoro e si tratta di potenziare quegli strumenti per i quali tanto ci siamo battuti, e la ministra Bonetti in questi mesi ha lavorato davvero tanto e ha posto ancora ieri in Consiglio dei Ministri il problema, perché c'è il tema dei congedi parentali, c'è il tema degli strumenti della conciliazione, perché nessuna deve essere messa in condizione di dover scegliere tra un figlio
e il lavoro, e intervenire sull'organizzazione del lavoro, intervenire su un sostegno alla rete che deve dare servizi alle persone, significa affrontare questo tema di fondo, perché altrimenti noi avremo tante di quelle donne che alla fine saranno costrette a scegliere il licenziamento, e già molte in questi mesi sono state costrette a licenziarsi. Allora non parliamo di task force, non parliamo di amici degli amici da posizionare, parliamo di persone normali e della vita delle persone normali. A quelle donne non va solo la mia solidarietà, perché questa è dovuta ed è sentita. Ministra, mi consente solo una cosa. A quelle donne va il mio impegno. Ministra, mi consente solo una cosa. Che si deve lavorare per rafforzare gli strumenti della conciliazione. Ministra, certo. Mi consente una cosa. È giusto intervenire a difesa di queste donne, ma ricordiamo che questi problemi, se non risolti, fanno di questo paese un paese senza figli. Pensiamo a tutte Bravo. Le coppie che rinunciano a fare figli. Quest'anno la previsione è 400.000 nuovi abbiamo nati. Più, è una tragedia. Abbiamo più morti che nati. Allora, e il motivo è questo. Voglio dire una cosa però, Ministra, casomai io le faccio avere un po' di informazione su queste donne, perché se lei si prende a cuore la vicenda mi farebbe un regalo, perché a me veramente mi fa male il cuore a vederle così, mi fa male il cuore, quindi le manderò un po' di informazioni, va bene? Grazie. La ringrazio molto, arrivederci, grazie. Devo dare il benvenuto a Dario Nardelli. Arrivederci, in bocca al lupo a quelle donne. Sì, crepi che sono lupo. Davvero, quelle sono eroine. Eroine, e che riuscire bravo. A conciliare in questo paese, perché noi diamo la patente di eroi molto facilmente, lì ci sono eroine che riescono a conciliare la vita lavorativa e la vita familiare, ma c'è un momento in cui non si può tirare troppo la corda perché non si riesce più. Allora noi dobbiamo immaginare, appunto quando dicevo all'inizio, una società di uomini e donne. Fino a quando non arriviamo alla condivisione delle responsabilità, bisogna ragionare sulla conciliazione, e questo significa farsi carico di una società dove ci sono gli uomini e ci sono le donne. È così. Grazie Ministra Bellanova, do il benvenuto a Dario Nardella, sindaco di Firenze, do il benvenuto a professoressa Chiara Saraceno, che come sapete Buongiorno. Sul tema del lavoro femminile ha studiato e scritto per molti anni, è rimasto con noi a Borgonovo, lo ringrazio per essere con noi, avete già visto Alessandro Cecchi Paone. Voglio dire una cosa anche da consumatrice a questo punto, io a queste donne, anche questa idea che questi pacchi devono arrivare per forza in 8 ore, 12 ore, cioè ma ci sarà motivo di ammazzare le persone con un lavoro così per questa fissazione che dobbiamo avere le cose a casa in poche ore? Ma chi se ne frega, arriverà il pacco 2 giorni dopo e non mandiamo la gente per strada con i bambini in braccio a dire che non ce la mi fa rendo lavorare, conto io sono basita. Mi rendo conto che sembro Mago Merlino, ma si può anche assumere qualcun altro per alleggerire i turni. Allora, Ludovica, spiegami meglio la questione, così poi faccio parlare sia Nardella che Saraceno che Borgonovo. Prego. Allora, Mirta, intanto volevo dirti che la ministra Bellanova lo accennava, spesso sono proprio le donne poi a rinunciare a questi lavori quando le loro vite mal si conciliano, o meglio, non si possono conciliare con questi turni che diventano impossibili per loro. Infatti in questa azienda dove il 90% dei lavoratori erano appunto delle donne, delle lavoratrici, su 150 in totale di lavoratrici, 50 cioè sono già andati fanno, via. Quindi bene. In realtà loro sono quelle che mettono insieme i pacchi che poi vengono spediti? Loro sono il controllo qualità di questi pacchi che arrivano nelle nostre case. Noi qui siamo all'Interporto, loro lavorano quindi nella logistica e fanno questo lavoro peraltro da decenni, e questa non è la prima battaglia sindacale che fanno. Questi cambiamenti di turni sono arrivati a marzo, Mirta, in epoca Covid, e la motivazione ufficiale è che spalmandole su più turni nel corso della giornata loro così non si assembreranno. Però la teoria di Luba, chiaramente, e delle ragazze che qui mi spiegavano, è che probabilmente l'azienda mira proprio ad indurvi ad andare via, perché avete negli anni guadagnato con le vostre battaglie sindacali una serie di diritti che in un primo momento non vi erano stati riconosciuti e che quindi per l'azienda iniziano a diventare pesanti. Ho capito bene, Liuba? I diritti che siamo che li abbiamo... Anche l'allattamento, Mirta, per dirti, il congedo per parentale, cioè non c'era nulla praticamente. Nel 2015 abbiamo lottato e lì era brutta la situazione. I diritti che siamo riusciti ad averle è arrivare ai miserabili 1.200 euro, che noi non li avevamo questi 1.200 euro. Se arrivavamo a 800 euro al mese eravamo ricchi. L'allattamento non si parlava neanche. Cioè, se tu tornavi a lavorare cioè, per diritto devi avere le ore di allattamento. Nel nostro magazzino nessuno ce li aveva, nessuno, perché non li davano. Abbiamo lottato per i congedi parentali, 30% essere pagati, che non c'erano pagate. E ora che abbiamo questi, che siamo madre, siamo scomodi per loro.
perché non siamo più 16 ore alla loro comodità, perché si sa che le madri con i figli ma oggi... loro fanno, Mirta, ti voglio far raccontare anche da Laila, per esempio, come riescono ad incastrare le loro vite. Ad esempio, Laila, tu mi dicevi che ti svegli alle 4 e porti e svegli anche i tuoi figli, però. Ciao, io mi sveglio alle 4 di mattina per portare i bambini da una babysitter, da un'amica, e poi lei li porta a scuola, non io. È proprio, cioè, tu svegli i tuoi figli proprio alle 4, mi piange il cuore portare due bambini. Sì, le sveglio alle 4 di mattina, perché il turno inizia alle 5:30. Alle 5:30 devo stare già in mio posto a fare i pezzi. E per farti capire, Mirta, questo come poi incide anche nella vita dei bambini. Ragazzi, lei mi ha raccontato un aneddoto che è legato alla scuola e vorrei che te lo raccontasse lei. Sì, e poi anche mia figlia, che era bravissima a scuola, adesso non è più. Ho fatto il colloquio con le maestre e mi hanno detto che la tua figlia sta peggiorando, che anche i compiti non riesco a fare con lei, i compiti, perché torno a casa quando faccio il turno di pomeriggio, torno a casa alle 11 di sera. Allora come faccio a seguire i miei figli? Aspetta un momento, voglio far rispondere i nostri ospiti. A me sembra un incubo, cioè sinceramente dopo decenni di lotte mi sembra tutto incredibile. Sì, lo è. Mamme è un incubo. Io ho fatto quelli figli quando facevo il turno centrale. Sono organizzata anche a fare quegli figli col turno centrale. L'ho fatto per 10 anni, dalle 8:30 alle 5. Allora potevo portare i miei figli a scuola e alle 5 vado a prenderli da scuola. Certo, era comodo. Oggi. Sì, era comodo. Certo. E invece era dopo normale. Mi è arrivata la pazzesca, e questa è una richiesta del tutto normale. Dario Nardella, Chiara Saraceno, poi mi è arrivato anche Maurizio Molinari? È già arrivato? Ah, c'è anche il direttore di Repubblica. Salve Maurizio Molinari, ben trovato, benvenuto. Sono molto contenta che ci sei anche tu, Maurizio, grazie, perché buongiorno. Ne hai parlato lungamente nel tuo editoriale di questo tema, no? Che poi è un tema che riguarda ovviamente le persone, perché io sono... mi vergogno, ecco, di raccontare stamattina queste storie, ma riguarda naturalmente anche un sistema paese, ovviamente. Nardella, Saraceno, prego. Mirta, lei ha proprio fatto riferimento al punto cruciale, il sistema paese. Ci sono molti casi come quelli a cui stiamo assistendo oggi. Allora, anzitutto l'Italia ha la maglia nera per l'occupazione femminile, non dimentichiamocelo. Questo è un dato gravissimo che si può aggravare molto con la crisi economica conseguente alla crisi del Covid. Quando finiranno i sussidi per la cassa integrazione, verranno fuori tutte le emergenze, a partire dai settori più colpiti. Il commercio e il turismo, Mirta, sono proprio parte di quel settore dove c'è maggiore occupazione femminile. Io lo dico da una città come Firenze, ricordando che ad esempio il turismo è il comparto economico che dà più occupazione a donne e giovani. Subito dopo il commercio, il terziario, quindi qui verrà al pettine un nodo cruciale. E poi c'è un altro aspetto di fondo. Sulle donne in Italia si scaricano i costi del welfare. Sono costi di cui abbiamo sentito anche ora queste signore lavoratrici, legati al welfare familiare. La donna non solo è impegnata sul fronte del lavoro quando lavora, ma poi deve badare alla famiglia, spesso ai propri genitori, ai suoceri, ai figli, all'educazione dei bambini. Se lo Stato non investe con risorse pubbliche massicce sul sistema dei servizi sociali, tutti questi costi si scaricano sulle donne e questa situazione è destinata a collassare. Quello di cui parlavate prima voi, Recovery Fund, è uno dei punti con i quali potremmo dare una soluzione strutturale, ma è davvero l'ultima spiaggia. E il tema dell'occupazione femminile che si incrocia con la crisi economica conseguente al Covid è davvero preoccupante. Allora, voglio sentire la professoressa Saraceno. Professoressa, secondo me le due storie che abbiamo raccontato, no? Liuba e Leila, ci raccontano moltissime cose. Dal fatto che le donne che chiedono diritti e che hanno da crescere dei figli diventano scomode per le aziende, fino a quella cosa della scuola che mi ha tanto colpito. Mia figlia non è più brava come prima. Noi così le disuguaglianze le allarghiamo a tutti i livelli, no? Questa storia... è una storia complicatissima e non riguarda solo la logistica.
cioè riguarda tutti i lavori a turno, ci sono molti lavori a turno in questo paese e non soltanto in Italia. Per cui è vero quello che diceva Nardella, è vero quello che diceva anche la ministra prima, ma non ci sono servizi che tengano, che sono scarsissimi in Italia, però non è che posso prevedere un asilo nido o una alle scuola 5 tempo del mattino. Pieno alle 4 del mattino, cioè c'è un problema di diritto alla vita, ecco. Per cui ci sono due problemi aggiuntivi a quelli già raccontati, cioè la scarsità di servizi e anche la mancanza anche di tempo pieno, tra l'altro, in molte regioni d'Italia è gravissima, il lockdown e quello che sta succedendo nelle scuole sta allargando moltissimo le disuguaglianze perché non c'è attenzione per le disuguaglianze sociali. Però, prima domanda, non possiamo pensare a un'organizzazione dei turni che tenga conto delle responsabilità familiari delle lavoratrici e dei lavoratori in primo luogo, in alcune so che in sanità, ad esempio, credo che chi ha figli sotto i 3 anni non fa il turno di notte, per esempio. E l'altra cosa è dove sono i padri. Dove sono i padri? Perché non è del giusto, cioè io capisco, la madre e un padre dovrebbero essere in grado di seguire i propri figli, però non è solo compito delle madri quello di seguire i compiti della figlia. Certo. Se una è una madre sola, allora è un problema e quindi anche i datori di lavoro, cioè gli orari di lavoro devono rispettare le esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici. Però interroghiamoci anche sulla divisione del lavoro tra uomini e donne dentro la famiglia, perché uno dei motivi per cui il welfare è tutto scaricato sulle donne è anche perché gli uomini spesso non fanno la propria parte. Professoressa, cioè professoressa, mi perdoni. I problemi sono più complicati di così. Alessandro, prego. Professoressa, benvenuta, ben trovata, come sta? Non sarebbe il caso di fare una grande battaglia comune per scrivere un nuovo statuto dei lavoratori, considerando che quello vecchio è vecchissimo e non teneva conto, non poteva ne tener conto di come è cambiato il lavoro? Sì, adesso non sono un'esperta di diritto del lavoro, sicuramente sì, i problemi ma non riguardano solo il lavoro a turno, riguardano i lavori precari, abbiamo visto proprio in questa crisi come moltissimi lavoratori e lavoratrici fossero del tutto sprotetti rispetto a bisogni che non nascevano neppure dal mercato del lavoro ma da regole imposte dall'altro per motivi di pandemia. Devo sentire Maurizio Molinari, perché il tema della pandemia secondo me poi è un acceleratore di tutto questo. Io facevo riferimento al tuo articolo dell'altro giorno proprio per questo, no? Perché tu dicevi la pandemia fa esplodere ancora di più le differenze di genere e ci ricorda che questo è un tema straordinariamente importante. Tra l'altro voglio ricordare, a proposito del discorso che ha fatto la Saraceno, che oggi è venuta fuori una notizia che sembra la notizia del secolo, e cioè che il copresidente di Zalando, Rubin Ritter, mi pare si chiami, ha detto: io smetto di lavorare, così lavora mia moglie e mi occupo dei figli. E sembrava in Italia una roba, capito? L'uomo che morde il cane. Potrebbe essere un'idea ogni tanto, mannaggia la miseria. Maurizio Molinari, prego. Sì. No, io credo di sì, nel senso che le diseguaglianze di genere nel lavoro nel nostro paese ci sono già ovviamente prima della pandemia, e cioè, basta vedere la differenza di occupati che giustamente prima stavate facendo vedere in sovrimpressione. La pandemia rischia di aggravarle e devo dire che bisogna dare atto al governo di aver incluso nell'agenda del Recovery Fund, del Recovery Plan, la necessità di aggredire le diseguaglianze di genere. Ora però il punto è che includerle non basta, servono programmi concreti, aggressivi, che in tempi molto stretti tentino di rimediare a questa situazione, creando sicuramente più opportunità per le donne, ma giustamente, come diceva prima la Saraceno, anche riequilibrando le responsabilità dentro il nucleo familiare, perché tutto nasce da lì. Ricordiamo una cosa, direttore, buongiorno, che non c'è solo un problema di chi lavora e di chi non lavora, le donne meno degli uomini, ma se lavorano a parità di mansione le donne guadagnano sempre di meno.
Beh, diciamo che i numeri sono tutti contro, dice, cioè, mettetemi un po' di cartelli per farvi capire, insomma, di cosa stiamo parlando, no? Cioè, non c'è un numero che non faccia capire, cioè, col Covid sono crollate le imprese femminili da aprile, da aprile a settembre meno 42,3%, andiamo avanti. In Italia, l'Italia è 17esima su 20 in Europa sulle differenze di genere, quindi mi pare che siamo messi malissimo, e il tasso di occupazione femminile delle donne è 48% contro il 66% degli uomini, quindi capite che il tema femminile è un tema gigantesco. Voglio tornare un momento alle mie donne, alle mie madri di Bologna, c'era Ludovica, eccomi qua. Sì, Mirta, perché loro tra l'altro stavano ascoltando il vostro discorso in realtà sui loro mariti, i loro compagni. Sì. Volevano dire che tu mi spiegavi anche tuo marito, per esempio, fa il turno di notte. Non riesco neanche a vederlo con questi turni che stiamo facendo, non ci vediamo proprio, ci vediamo solo sabato e domenica. Ma posso fare una domanda a Leila? Perché sarò un po' ingenua, ma io voglio capire una cosa. Cioè, quando Leila dice in azienda, guardate che io ho dei bambini piccoli, per me uscire alle 4 è impossibile, non possiamo far fare un cambio di turno, cosa le dicono per capire? Sì, ma loro ti dicono licenziati, te l'abbiamo già detto prima del cambio palto, licenziati, se non ti va bene io non organizzo la tua vita. È quello che mi rispondono. Io non ce l'ho né congedo né niente, licenziare. Perché ho finito tutto prima di tornare al lavoro. E invece dei ragazzi che hanno il congedo stanno facendo magari 2 ore di congedo e fanno 6 ore. Invece io non ce l'ho, ho finito tutto. Sì, perché non ti cambiano neanche il contratto. Magari una madre chiede, che è in difficoltà, non voglio più fare le 8 ore, ne voglio fare 6. Vienimi incontro, te le faccio 6. Però loro ti rifiutano comunque. Ma anche a parte la questione dei turni, ci sono tante cose che mancano, perché comunque noi non abbiamo buoni pasto, non abbiamo premi di presenza, non abbiamo premi di produttività. Nonostante stiate lavorando anche il sabato e la domenica. Esatto, nonostante IUX guadagni tantissimi soldi, perché ovviamente quando i negozi sono chiusi IUX è aperta. E certo. E quindi la risposta infatti, questa è una delle cose che veramente faccio fatica a capire, no? Cioè, noi parliamo del fatto che il piccolo commercio è in crisi e queste grandi piattaforme macinano soldi, ma è possibile che bisogna macinare soldi sulla pelle delle persone? Su questo anche Borgonovo voglio sentire. Addirittura adesso, scusi se la interrompo, ci hanno ridotto anche le pause, no? Con la questione del Covid, ovviamente noi dobbiamo lavorare tutte le 8 ore con le mascherine attaccate. E loro ci hanno... Quelle pause servivano di più, esatto, loro ce le hanno ridotte, quindi addirittura chi fa 6 ore ha solo un quarto d'ora di pausa. E invece noi delle 8 ore abbiamo 15 minuti la mattina alle 7 e 15 minuti alle 11, quindi noi abbiamo mezz'ora in 8 ore e dobbiamo tenere la mascherina tutto il giorno. Allora, a Borgonovo, però vedo che anche... Scusi, posso... Prego, Saraceno. Posso chiedere una cosa? Sì. Cioè, due domande. Uno, il sindacato dov'è? Perché questo è chiaramente anche un'azienda che sta andando anche, anche contro le norme di legge, voglio dire, il sindacato dov'è? Loro mi pare che sono con i Cobas lì, se vedo dai cartelli. Bisognerebbe, no? Proprio che... Buongiorno. C'è bisogno di un intervento formale qui. Buongiorno, è la sindacalista lei? Buongiorno a voi. Noi l'intervento... Eleonora, che le ha accompagnate in questa battaglia, sabato saranno di nuovo in piazza sì, Bologna. Faremo una manifestazione per... parlare e rivendicare i diritti che a queste donne unilateralmente sono stati tolti. Purtroppo i sindacati c'erano quando hanno, diciamo, programmato questo tipo di riorganizzazione, erano i sindacati confederali, CGIL, CISL, UIL. Noi siamo un piccolo sindacato, siamo il sindacato Sicobas, ma crediamo fondamentalmente nelle battaglie che debbono essere fatte per queste lavoratrici. Beh, poi per la situazione questa mi sembra che la battaglia sacrosanta all'interno per del mondo, ragazzi, della logistica sembra è molto frequente. Sembra un collegamento pre-rivoluzione industriale, non lo so, io sono senza parole. Borgonovo, poi torno naturalmente da Nardella che mi ha chiesto la parola e anche da Molinari. Borgonovo, prego. Beh, questa è una parte della meravigliosa rivoluzione digitale, no? E i lavoratori trattati come se fossero robot, come se fossero schiavi, questa è una cosa indegna che credo valga, temo valga anche per gli uomini, la questione dei buoni pasto e delle altre situazioni in quell'azienda. Poi sicuramente le madri hanno delle esigenze in più che vanno seguite ed è incredibile che da noi si parli tanto dello smart working quando c'è bisogno di chiuderci in casa e non se ne sia mai parlato attivamente per le madri
Bravo. Per dare loro la possibilità di lavorare quando vogliono e finché vogliono, con un giusto stipendio, anche durante la maternità. Io vedo, temo, che poi quando si fanno tutte queste proclami sulla parità di genere, che messa così è molta retorica e poca concretezza, e si mettono 9 miliardi, 17,1 miliardi in realtà sono poi dentro la bozza dei soldi del Recovery Fund, e poi non si vanno a toccare davvero i problemi di quelli che non sono semplicemente madri, sono parte di una famiglia, e l'assegno unico per le famiglie lo vedranno gli italiani forse nel 2022. Noi siamo uno dei paesi che sulla famiglia, cioè su madri e padri e persone che hanno figli, investe meno in Europa, e questo è anche uno dei problemi. E noi stiamo a prenderci, però noi stiamo a perderci un sacco su queste cose molto belline, politicamente corrette, sulle differenze salariali che tra l'altro per lo più non riguardano come dire, chi ha contratti nazionali o chi lavora nel settore pubblico, riguardano soprattutto i manager di alto livello, che ovviamente ci tengono tantissimo a coinvolgere nelle loro battaglie le donne comuni, così possono guadagnare invece che 1 milione di euro, guadagnarne 2. Poi però le donne comuni non cambia mai niente, no, nella realtà. E vedo la professoressa anche sulle paghe più alte cambia poco, Borgo Nova, perché se ne così parla molto, ma si fa poco sul gender. Sì, però questo è un problema a livello molto alto, vedete, è un problema che probabilmente si eliminerà col tempo, nel senso che grazie al cielo le donne stanno entrando anche ad alti livelli dirigenziali, quindi presto o tardi cominceranno a guadagnare molto. Il problema non è la differenza salariale, non è la differenza salariale delle manager che fanno le pubblicità in televisione, pubblicità progresso. Il problema sono queste lavoratrici qua, che hanno gli stessi problemi molto spesso dei lavoratori maschi, e vengono separate, no, con la scusa dell'identità di genere, in modo da frazionare i lavoratori, impedirgli di lottare insieme per avere quello che è un diritto fondamentale di ogni essere umano, cioè avere una famiglia, una casa, un lavoro dignitoso. Poi celebriamo la rivoluzione digitale che ci piace tanto quando ci chiude in casa, queste sono le conseguenze anche dovute alla chiusura di questi mesi, perché allora, avete sentito giustamente quando ti dicono fai gli acquisti su internet, poi dietro agli acquisti su internet che ti arrivano a casa ci sono queste situazioni qua, o i rider che ancora sono lì a aspettare qua, i contratti. Perché a proposito di chiusure, io ho un altro collegamento con Milano che devo aprire, che sono i negozi che restano chiusi e che dicono siamo chiusi perché siamo dentro i centri commerciali, ma i centri commerciali sono sicuri, perché poi c'è anche quello, no? Arriviamo a comprare tutti su internet perché i centri commerciali vengono chiusi, per carità, sappiamo gli assembramenti, anche le fesserie che si fanno, perché io ho mandato delle immagini in onda domenica, scusa, c'è San Riccione che faceva ridere, però prego, eccomi qua, Andrea. Mirta, buongiorno, sì, come dicevi tu siamo dentro un centro commerciale a Milano Scalo con alcuni dipendenti di questi negozi che, come vedi alle nostre spalle, oggi sono chiusi perché oggi è un giorno festivo. Sarebbe stato un giorno ottimo per loro per lavorare perché appunto Natale è vicino, ma il DPCM ha deciso che i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi devono rimanere chiusi. Con me ci sono alcuni giovanissimi lavoratori di questi centri commerciali che questa mattina hanno fatto uomini un sitino davanti alla Rinascente per dire esattamente questo. Uomini e donne. Esattamente, per esempio ci sono Andrea ed Andrea, che sono una giovane coppia di 26-24 anni, stavano ascoltando un dibattito, loro vorrebbero ovviamente anche loro progettare il loro futuro, ma le casse integrazione cui sono costrette, se arrivano, sono bassissime, e soprattutto il futuro è incerto, perché con queste chiusure e riaperture non sanno ancora come andranno avanti per i prossimi mesi. Ti dicevo, questa mattina hanno fatto un sit-in davanti alla Rinascente per dire esattamente che alcuni centri, alcuni negozi possono rimanere aperti nonostante gli assembramenti visti anche nei festivi a Milano in questi giorni, qua invece no. Ti faccio parlare velocemente con Umberto, che è proprietario di 5 negozi nei centri commerciali. Aspetta un attimo, torno subito da te, volevo sentire però Nardella su questo, perché arrivo poi, faccio parlare subito, però volevo fare un attimo una sintesi con Nardella. Parliamo di due pezzi di paese e in effetti tutto si tiene, no, nel nostro racconto. Nardella. Sì, è così. Qui sta emergendo un grosso tema, anche qui, che viene messo in luce in modo drammatico dalla crisi del Covid, e cioè
l'ingresso prepotente delle grandi piattaforme del web nel mondo del commercio. Le piattaforme del web stanno completamente trasformando il modello economico, il modello produttivo, anche i modelli lavorativi. Noi a Firenze ad esempio abbiamo fatto questa battaglia sui riders. Pensi Mirta che abbiamo una situazione anche questa da medioevo, con migliaia e migliaia di persone che lavorano per queste piattaforme di delivery per portare cibo e prodotti a casa, fenomeno che è esploso ora, no? con il Covid, che non hanno nessun tipo di diritto. Addirittura è stata anche negata la possibilità di eleggere un rappresentante per la sicurezza sul lavoro. Allora, io vedo politici di destra e di sinistra che lanciano le campagne di boicottaggio di Amazon, eccetera. Oltre a boicottare, che non facciamo qualcosa di concreto? Questa Bravo. Benedetta web tax, Bravo. Di cui si parla da anni, Bravo. Che si deve applicare a livello europeo. L'Italia faccia una vera e propria battaglia, senza se e senza ma, sul riequilibrio fiscale che avvantaggia queste grandi piattaforme. E poi credo che la politica e le leggi siano in ritardo rispetto a come stanno cambiando questi modelli lavorativi. Ci vogliono norme nuove che siano al passo con la rivoluzione in atto innescata dalla crisi del Covid e dalla prepotenza delle piattaforme. Quello che dicevo quando parlavo di un nuovo statuto dei lavoratori, quello che abbiamo fatto nel 70 è vecchio. Esatto. Allora, naturalmente, però il tema delle piattaforme è enorme, vero, perché guadagnano un sacco di soldi, sempre di più, anche titoli in borsa esplodono. Però in questo momento stava con quello che diceva, e andava nella Silicon Valley e diceva: vado a imparare da quelli bravi. Io ricordo questa cosa in Italia, la web tax l'ha fatta l'Europa e non l'abbiamo fatta noi, cioè per anni l'avete celebrata, e non è che sono polemiche, per anni l'avete celebrata come se fosse la più bella rivoluzione del mondo, di buon senso. I rider, continuiamo a far entrare, migliaia di immigrati, poi vedete che mestiere vanno a fare, venite a Milano a vedere che mestiere fanno gli immigrati nei centri. Non vi capisco, non mi sento, scusatemi. Firenze con i riders, non ho visto i politici della Lega di cui lei fa il portavoce. Io non li ho visti, i politici Guardi, della Lega. Io non faccio il portavoce di nessuno. Lei faccia il portavoce di se stesso, se è capace, risponda alle domande. Lei stava con quello allora, che diceva: scusatemi, vado a imparare da quelli bravi. Ho la sensazione. Dove sono i politici di destra? Ho la sensazione che sia una politica, destra, una polemica sterile, perdonatemi, perché io credo che se ci sono aziende che producono tanto profitto, bisogna far sì che questo profitto ricaschi anche negli stipendi che danno i lavoratori senza sfruttarli orribilmente e nelle tasse che pagano per la collettività. Mi sembra che questo è il punto. Pubblicità e torniamo subito con voi. Maurizio, rimani ancora un momento che vorrei... Maurizio sorride, io cerco di portare un po' di buonsenso ogni tanto nelle discussioni. Sormione. Ci provo, caro Maurizio. Torniamo subito. Mambo Italiano. Mambo Italiano. Senti, prima di andare da Maurizio Molinari, volevo tornare un momento a Bologna perché mi aveva molto colpito Liuba. Eccola qua. Liuba, ti posso fare qualche domanda per capire bene le cose? Insomma, anche come si chiama questo bambino bellissimo? Batman. Adam. Com'è? Adam, quanto è bello. Quanti anni ha Adam? Ha 2 anni e mezzo. Ma tu l'hai fatto mentre già lavoravi per questa azienda di logistica? Sì, io lavoro da 12 anni per questa azienda. Ok, e quindi come te la sei cavata tu con la gravidanza, appunto, il post-gravidanza? Ma tu hai un compagno che ti dà una mano, Liuba? No, non ho nessuno che mi dà una mano, sono anche madre sola e sono la prima che rischio il posto di lavoro perché io non ho, con 1200 euro non mi posso permettere di pagare una babysitter, come ci ha detto la nostra responsabile, che se siamo in difficoltà con i figli dobbiamo pagarsi la babysitter. Allora io vorrei fare la domanda: con quale soldi si paga una babysitter? Con 1200 euro? Hai ragione, quindi tu lo dovresti portare una a scuola e dovresti aiuti. Ritagliarti le ore di lavoro mentre Adam sta a scuola. Questo è quello che tu potresti fare, giusto? Non ho sentito la domanda, scusa. No, ho detto, scusami, Liuba. Adam, mi aspetta. Si è rotto le scatole, Adam. Come dargli torto, c'ha ragione pure lui.
In questo momento l'azienda sembra che mi sia venuta incontro, ma non è un venire incontro, perché sono andata a parlare, a chiedergli, che visto che ho un bimbo anche sotto i 3 anni, con che cosa potrebbero venirmi incontro. L'unica cosa che mi hanno detto che possono venirmi incontro è darmi le ore in prestito, cioè da un full time mi hanno fatto passare al part time. Le altre ore me le danno in prestito e me le prenderanno dalla busta paga in un futuro. Allora, quando io ho detto, scusate, qual è la ragione di darmi adesso ore in prestito e poi di togliermi e farmi morire di fame dopo? Non è la stessa cosa farmi morire di fame adesso? Loro si sono messi a ridere, perché a loro fa ridere. Invece io rischio di perdere il lavoro, la casa e tutto quanto. Cioè, mi hanno tolto la vita con questi turni notturni che stiamo facendo. Che la responsabile è maschio o femmina in azienda, donna, quella che si occupa, ha detto donna? Sì. Non capisce questo. Vorrei che ti raccontassero Luca cosa vi ha risposto il responsabile quando avete iniziato. Quando abbiamo iniziato, noi intanto non ci fermeremo, perché siamo coraggiosi e andremo avanti, perché non è possibile perdere il posto di lavoro. Brava. Però quando abbiamo iniziato i nostri scioperi settimane fa, c'era un bravissimo capo che è venuto fuori e ci ha detto che per loro noi siamo invisibili, cioè lui non vuole né vederci né sentirci, perché secondo lui noi stiamo chiedendo troppo, chiedere troppo, ma non si vergognano di darci una risposta del genere, che noi siamo invisibili? Allora, voglio sentire Maurizio Molinari. Maurizio, io non so, sarò io forse che sono fragile, ma a me io sono veramente sconvolta, non ci posso credere. Io sono sconvolto del capo che dice voi siete invisibili, è una cosa intollerabile da ogni punto di vista, compreso quello delle norme antisindacali. Non ci posso credere. Come te lo spieghi, Maurizio, che siamo dentro un capitalismo così insensato? Prego. C'è un problema di cultura del lavoro, c'è un problema di rispetto delle differenze di genere e c'è un problema di adattare le organizzazioni del lavoro a un mondo che cambia. È chiaro che per le aziende questa è una sfida di crescita. Le aziende che riusciranno ad adattarsi alle differenze di genere, ai nuovi diritti di chi lavora, sopravviveranno. Quelle che fanno resistenza, come in questi casi, in maniera miope e luddista, di fatto sono destinate a soccombere, semplicemente perché il mercato oramai va verso una situazione dove chi consuma fa attenzione anche a questo. C'è oramai una consapevolezza nei consumatori sulla questione di diritti, che i consumatori tendono ad acquistare più facilmente prodotti o servizi realizzati nel rispetto dei diritti degli altri. E c'è una consapevolezza da parte dei consumatori maggiore di quella che molti proprietari si rendono conto. Questo è importante anche secondo me, no, Alessandro? Cioè, il fatto di raccontare queste storie, al di là del fatto che noi speriamo di dare uno scossone a questo racconto incredibile, però è anche perché dobbiamo renderci conto noi, no? Quando andiamo lì e vogliamo ordinare le cose online ed averle in 448, cioè pensare cosa c'è dietro, perché ogni tanto questo ci deve anche balenare nella testa. Ma non è necessario che ci sia questo, nel senso che, come diceva Maurizio, ci sono le aziende che dicono chiaramente noi rispettiamo la responsabilità sociale, la responsabilità ambientale, la responsabilità in termini di sostenibilità, e quelle aziende vanno premiate, le altre vanno punite. Volevo sentire un ultimo commento di Chiara Saraceno. Su chi è che stava parlando? Eccola, Saraceno, prego. Innanzitutto questa signora avrebbe diritto a un orario più conveniente, perché ha un figlio sotto i 3 anni, quindi qui qualcuno che ha potere, i sindacati eccetera, l'ispettorato del lavoro dovrebbe darle una mano. Poi fa anche vedere un'altra cosa, perché in teoria lei potrebbe ridurre il suo orario di lavoro utilizzando il congedo genitoriale, se non l'ha esaurito tutto. Il problema è che il congedo genitoriale, qui c'è un problema della politica, è pagato pochissimo, è pagato solo al 30% e solo nei primi 3 anni di vita. Se fosse pagato più decentemente, cioè almeno il 60-70% dello stipendio, come è in altri paesi, sarebbe più possibile. Anche perché il 30% di 1.200 euro, sono 400 euro, non campi, non mangi con 400 euro, piccolo particolare. Anche il 60% sarebbe poco, ma almeno, come dire, sarebbe qualcosa di più. Il 30% è ridicolo, non è sostenibile.
Allora, io devo andare purtroppo in pubblicità perché adesso era veramente un momento di discussione che mi appassionava, però torniamo subito, sta arrivando anche Michele Emiliano, fra pochissimo con voi. Mambo Italiano. Mambo Italiano. Allora, puntuale come sempre, è arrivato Paolo Sottocorona per le sue previsioni del tempo. Il tempo è quello che è, ragazzi miei, però vedo già collegato con noi dalla sua Puglia Michele Emiliano, buongiorno, ben trovato Presidente Emiliano. Dobbiamo parlare di molte cose perché, dato che buongiorno, a breve sono le vacanze di Natale, i pugliesi adorano tornare a casa, mi è parso di capire alla prima ondata. Le voglio chiedere un po' di cose, fra pochissimo arrivo da lei. Buongiorno. Ciao Paolo. Allora, giornata di festa, ma giornata ancora con tempo molto, molto perturbato, con fenomeni intensi. Si vede la traccia di qualche temporale, ma guardate questa immagine che è dei radar, l'insieme dei radar della Protezione Civile, dove vedete il verde o l'azzurro sono piogge moderate, dove vedete il giallo sono piogge forti, interessano sia il nord, il centro e parte del sud. Cosa succede nella seconda parte della giornata di oggi? La parte più intensa al nord si sposta verso est, quindi prende Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia. Questa parte prende ancora il Medio Tirreno, scende ancora verso la Campania e la Calabria. E vi ricordo che il giallo e il rosso sono quantità particolarmente elevate e sono calcolate su 12 ore, quindi pesano ancora di più. Domani c'è una certa attenuazione, però il nord-est un po' meno, un po' ridotta la zona di maltempo sul nord-est, e poi c'è questa fra Calabria e Campania che ancora presenta fenomeni intensi. Sulle altre zone ci sono ancora piogge, non è che non piova più, ma sono piogge moderate, deboli, quindi non preoccupanti. La giornata ancora successiva, siamo a giovedì, ritornano dei fenomeni intensi a sfiorare la Sardegna meridionale, migliora questa volta sì veramente al nord, con poche piogge residue e ancora qualche pioggia sul basso Tirreno. La foto di oggi viene dal lungomare di Salerno, molto bello, ce la manda Maria. Magnifico. Definisce il cielo in maniera che non tutti in Italia capiranno, perché dice oggi il cielo è intrufoliato. Intrufoliato. Io tu lo conosci, altri lo conosco. Io parlo il napoletano, insomma, il campano un po'. grazie Paolo Sottocorona. Veniamo a un altro sud che mi sta molto a cuore, che è la Puglia. Come si sta, Presidente Emiliano, in zona gialla? Non ho capito bene se lei è contento o non è contento di essere in zona gialla. Ma io penso che questo giochetto di essere contenti o non contenti a seconda del colore della fascia è abbastanza, vabbè, non voglio dare definizioni forti, diciamo che non ha senso, nel senso che cretino voleva dire? Noi siamo comunque, no, non avrei mai detto quella parola, dico solo che noi siamo in una dichiarazione di stato di emergenza per una pandemia globale, e indipendentemente dallo stare in giallo, in arancione o in rosso, abbiamo avuto nella seconda ondata più contagi di quelli che la Lombardia ha avuto nella prima in Puglia, non so se è chiaro, cioè abbiamo, in proporzione ovviamente alla dimensione della regione, solo nel mese di novembre abbiamo avuto 37.000 contagiati, cioè è la nostra struttura generale, che pure è uscita come in tutti gli tsunami del mondo sicuramente un po' ammaccata, ha però retto, a differenza di quello che è accaduto in passato. Perché ha fatto 20 comuni pugliesi arancioni lei? Perché in quei comuni avevamo una media, diciamo così, di contagi e di fattori di rischio del 40% superiore a quella degli altri comuni. Adesso starla a spiegare tutte le volte in una vicenda molto complessa, e soprattutto con le persone, persino i sindaci qualche volta, che prima mi chiedono di fare le zone più rigide, poi ovviamente di fronte alle proteste si spaventano. Ora, stare lì tutte le volte a cercare di capire la complessità dello stop and go che serve per gestire la pandemia non è facile. Ci vuole il grande aiuto che state dando voi dei mass media,
e serve anche. Scusi Emiliano, molta a proposito di noi dei mass media, io me lo ricordo benissimo, avendo attraversato insieme la pandemia, quando ci fu la famosa chiusura dell'Italia, e lei disse all'epoca: guardate che tornare tutti in Puglia diventa un disastro. Le faccio rivedere delle cose, perché vorrei capire se lei ha le stesse paure oggi rispetto al Natale. Guardi qua. Che questo desiderio umano di tornare a casa in un momento del genere, di tornare nella propria terra in un momento del genere, faccia danno alla Puglia e alla nostra terra. Vieni a ballare in Puglia, 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 tremulo come una foglia, foglia, foglia. Potendolo fare sarei andato giù anch'io. Attento, tu passi il valico, ma questa terra ti manda al manico. Quelle che arrivano da Milano, da Bergamo, non è che è un telefilm. Sta succedendo veramente, stanno morendo le persone, come ve lo devo spiegare? È vero, qui si fa festa, ma la gente depressa e scarica. Il mio ultimo pensiero, prima di andare a letto, a tutti quelli che stanno rientrando dal nord in Puglia. Mamma mia. Allora, eccoci qua, appunto, perciò mamma mia, perché io mi ricordo, lei disse una frase che mi colpì moltissimo, mi dite a tutti no, ho quelli... No, detto mamma mia, perché sembravo... Era sembravo stanco. Smarcato da... sono mesi e mesi che lavoriamo... Lo so bene, Emiliano, continuamente, lo so senza tregua, e quindi, però, è chiaro che in quel momento stavamo in una tensione enorme, perché mentre adesso il nemico cominciamo a conoscerlo un po' meglio, allora non avevamo un'idea di che cosa avessimo davanti. La situazione è diversa, nel senso che adesso il contagio è diffuso in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, quindi quel differenziale che c'era tra la Lombardia e la Puglia oggi non c'è più, non c'è in nessuna parte del mondo, il virus si è sparso in maniera omogenea. È evidente che rimanere a casa e non trasferirsi per le feste di Natale aiuta la gestione del contenimento della curva dei contagi, però non abbiamo la stessa timore che avevamo allora. Noi avevamo il timore allora che queste migliaia di persone potessero trasportare il virus dove non c'era, e adesso però è ovunque, quindi spostarsi Emiliano, ma sa non perché è le molto diverso domanda? Dal rimanere dove stai, purché tu rimani prudente, purché ecco. Si rimanga prudenti, perché la mia... significa per esempio... Perché io le faccio questa domanda? Perché la Puglia è un caso abbastanza pazzesco. Cioè, io mi sono andata a vedere quali sono i dati dei pugliesi che vivono a Milano. È incredibile. 18% della popolazione che vive a Milano è pugliese. Parliamo praticamente di un milanese su quattro viene dalla Puglia. Quindi in realtà... uno su cinque, no? Io quattro, no, dico uno su sempre, cinque. Scherzando, ma neanche tanto... Che è la seconda città della Puglia, Milano, questo lo sanno tutti, peraltro tutte persone straordinarie che si fanno valere in tutti i settori della vita della capitale economica della regione e che ovviamente però hanno un legame fortissimo con la Puglia, nel senso che non hanno alcuna intenzione di evitare di tornare a casa. È chiaro che in questo momento rimanere a Milano, rimanere a casa, significa dare una forte mano ad evitare quei contatti familiari che sono oggi la cosa più pericolosa di tutte. Cioè i contagi che registriamo in questo momento sono quasi tutti familiari. L'ultimo messaggio che mi ha mandato una signora è: io ti voglio bene, ti ho votato, però se tu non mi fai andare da mia madre io ti odierò per tutta la vita. Ecco, io a costo di farmi odiare per tutta la vita vi devo dire che andare a trovare gli anziani, le mamme, le zie è la cosa più assurda che si possa fare. Posso fare una domanda personale? Momento. Poi bisogna sento evitarlo. Anche Alessandro, ma lei come lo passa? Sì. Lei ha anche una famiglia allargata, come lo passa il Natale? Beh, noi lo passeremo ovviamente a casa, in pochissime persone. E per fare un esempio, quando io vado a trovare mia madre, la saluto da sotto il balcone. Cioè io non salgo in casa di mia madre perché non vorrei mai avere lo scrupolo, come purtroppo moltissimi italiani hanno avuto, di far ammalare una delle persone più care della mia vita. Quindi è un sacrificio enorme. Mi piace enorme molto questa immagine romantica di lei che fa la serenata a sua madre da sotto al balcone. Un giorno l'accompagno esatto, con la telecamera, mi piace questa idea. Ma possiamo dire una cosa, Emiliano, lei ha perfettamente ragione, buongiorno. Sì. A quella signora che le ha scritto quella lettera, la si può capire, però diciamoglielo, se lei non vede la mamma,
le salva la salute e forse anche la vita. Cioè dobbiamo riuscire a far capire che lei non è cattivo, ma è uno che vuole salvare la vita delle mamme e delle nonne, e questo è ben diverso. Comunque Emiliano è anche De Caro, il sindaco di Bari che abbiamo visto nel filmato, che andava a prendersi da gente in spiaggia. Mandava la gente a casa, vattene a casa, gli diceva. Sono da ammirare, perché noi invece abbiamo altri sindaci e altri governatori che fanno il contrario, che contro il governo aprono le regioni, che dicono ai loro cittadini di non rispettare il DPCM. Quindi viva quelli come questa Emiliano. Questa è una buona domanda da fare Emiliano. Scusa Emiliano, che ne pensa di Marsilio, il suo collega dell'Abruzzo, che ha deciso che lui cambia colore da solo? Che non si fa. Io ovviamente tra governatori l'ultima cosa che si deve fare è criticarsi l'un l'altro. Se mi avesse chiesto consiglio, cosa che avviene per tante cose, io chiedo consiglio a lui, lui chiede consiglio a me, gli avrei detto di evitarlo, anche perché credo che la legge non lo consenta. Cioè noi non possiamo alleggerire le misure dei DPCM, le possiamo solo stringere, ma questo ovviamente Marco lo sa benissimo, avrà avuto altre ragioni e troverà il modo di spiegarle ai suoi concittadini e al governo. Io non faccio nessuna critica nei suoi confronti. Scusi Emiliano, le posso fare giuridica. Due domande rapide? La prima è, lei pensa che ci sarà una terza ondata, la teme? E la seconda è, tra la prima e la seconda, è davvero migliorata l'organizzazione? Questo è il mio grande dubbio, che ci siamo fatti trovare troppo impreparati alla seconda. Prego. Allora, le faccio un esempio. La prima ondata in Puglia non è arrivata neanche a 4.200 contagiati. Noi adesso siamo invece oltre i 47.000, 48.000, cioè un numero enorme, e 12 volte, 10 volte, 11 volte. Se non fosse migliorata l'organizzazione sanitaria saremmo in una situazione catastrofica. Invece, sia pure, ripeto, ammaccati e con grandi sacrifici, con diverse persone che hanno avuto difficoltà a curarsi a casa, che le USCA che non funzionano come dovrebbero, anche perché stiamo reclutando medici neolaureati o non specializzati, che ovviamente non sono pneumologi esperti, perché sono tutti bravi dalla curva nord a fare la critica al commissario tecnico, però bisogna capire che noi abbiamo sopportato, come ho già detto, contagi 11-12 volte superiori e abbiamo gestito il tutto assolutamente senza la catastrofe che in alcune regioni è avvenuta nella prima fase. E questa è la Puglia. Io ho 20.000 dipendenti in meno dell'Emilia Romagna, che è una regione più o meno pari alla Puglia, perché non mi danno la possibilità di assumerli e non mi danno i soldi per pagarli, perché questa è la questione meridionale. E soprattutto questa è una regione che prende dal Fondo Sanitario Nazionale, rispetto all'Emilia Romagna, che è una regione, ripeto, della stessa dimensione, 400 milioni di euro in meno ogni anno. Scusi. È come giocare in 7 contro 11. Scusi, prego. Mi veniva in mente una cosa. L'altra domenica pomeriggio è venuta qui da me la ministra Azzolina. So che sia lei che l'Opalc continuate a dire che i contagi sono avvenuti a scuola, secondo voi. La ministra dice che non è assolutamente così e che non sa dove prendete i dati e che nemmeno li ha visti. Volevo che lei su questa cosa mi rispondesse, perché mi aveva molto incuriosito. Vale la stessa cosa che ho detto per Marsilio. L'ultimo dei miei pensieri è di cominciare a incrociare il ferro con la ministra Azzolina. Ma sembra Gandhi stamattina. Emiliano, che le è successo? Io parlo con gli epidemiologi quando parlo di contagi. Non parlo, ovviamente non ha senso parlare col ministro della pubblica istruzione. Quindi io penso che l'Opalco e tutti gli epidemiologi italiani potranno dimostrare che l'incremento fortissimo dell'RT, cioè del tasso di contagio, in Puglia è partito con l'aumento delle scuole. Allora, si fermi un istante, no, però devo dire, torniamo sul caso pugliese. Non è vero. Il caso pugliese è interessante perché, siccome noi l'abbiamo traslata di 15 giorni l'apertura delle scuole, noi siamo in ritardo rispetto alle altre regioni di 15 allora, giorni. Allora si fermi un attimo, pubblicità, poi torno. Un attimo solo. Però questo non vuol dire che pubblicità, torniamo Emiliano, chiusa, torniamo. Rimanga lì. Mondo Italiano. Mondo Italiano. Allora,
Alessandro, ti ho tolto la parola, dimmi. Sì, perché mi dispiace, io prima ho fatto un sacco di complimenti ad Emiliano, ma non posso fargli passare quello che ha detto, che gli epidemiologi tutti dicono che le scuole sono focolaio di contagio. Non è vero, non lo dice quasi nessuno, le più grandi riviste internazionali come Lancet dicono il contrario, e io sono convinto che se lei mi porta lo palco troveremo l'accordo che non sono le scuole ma tutto quello che c'è intorno. Allora, per esempio i trasporti distanziati. Prego, ma non Emiliano. Le scuole, se no non le riapriremo mai. Emiliano. Allora, io ovviamente non ho mai detto quello che mi state facendo dire, ho detto solo che con la riapertura delle scuole, questi sono dati statistici, è decollata la seconda fase in Puglia e sono i dati che io ho guardato con attenzione e che ho condiviso con epidemiologi molto importanti. Sono perfettamente d'accordo che la scuola in sé per sé può darsi anche, nonostante classi piccolissime, stipate di ragazzi, mascherine non sempre di buona qualità distribuite all'interno della scuola. Si sono infettati moltissimi insegnanti, moltissimi bambini, abbiamo mandato in quarantena migliaia e migliaia di studenti in Puglia e io sinceramente credo che le famiglie debbano assolutamente evitare durante la pandemia, questa è la mia personale convinzione, di mandare i loro figli in una classe dove c'è il rischio continuo del contagio. Se riusciamo durante la pandemia a gestire con intelligenza la didattica a distanza, con la didattica in presenza per coloro che ne hanno assolutamente bisogno e riusciamo a sostenere gli insegnanti in questo difficile mix tra didattica in presenza e didattica a distanza, riapre, è molto no. meglio. È molto meglio che lanciare l'idea, che ovviamente nessuno può dimostrare, che ci siano dei posti tipo la scuola dove non ci si contagia, poi invece in un'azienda ci si contagia. Ci si può contagiare dovunque, perché allora, purtroppo Emiliano, mi perdoni, si deve fermare un attimo perché si muove in modo assolutamente subdolo. Sono in ritardo, devo darle un po' di notizie, Emiliano, che qua domani che è il giorno del giudizio, onestamente, perché mi arrivano un sacco di agenzie. Salta il CDM di oggi pomeriggio che non si terrà, penso ci sono problemi molto seri in maggioranza. Matteo Renzi dice no a pieni poteri a Conte, Italia Viva non glieli darà e dice anche che sul recovery fund se non cambia loro voteranno contro. Mi pare che ci sono venti di guerra. Domani mattina vi racconto tutto in diretta, rimanete con noi. Grazie Emiliano, grazie non Alessandro andare Cecchipo. A casa perché secondo me domani è una giornata talmente importante che devi restare qua. Sì. Faccio l'albero in studio oggi pomeriggio. Sì, sì. Grazie a tutti voi, a domani. Mambo, it's out.